Signori, No. buonasera, bentornati sul canale dei Diventi Nation in compagnia di Humberdale col cappellino da Natale. È quel periodo dell'anno. Perché il 7 dicembre si fanno l'8 queste cose. Allora, aspetta. Perché voi dovete capire, io quest'anno mi supererò. No. Io ogni anno, sì, perché ogni anno io comincio ad assumere sempre più le sembianze da simbolo natalizio, perché qua in casa mia sono quello che più adora il Natale, quindi comincio a vestirmi in modo Ma perché ti strano. Piace il Natale? Perché non è un momento in cui oltre che no, ma mi piace proprio l'atmosfera del Babbo Natale, Michael Bublé che canta. io appena lo scongelano quell'uomo, io sono tipo cioè sono tipo le ragazze al concerto di Taylor Swift che tu oh mio Dio. Raga, ma che cazzo, posso chiedere una cosa? Comunque ciao Luigi, Felice e Omar. Seguite Omar, la Tana dell'Occhio, sono dei grandi. Seguite Wikiroll, fanno cose incredibili. Seguite Luigi Astengo perché fa cose teatrali. PS. Ma che cazzo, che è successo con te? Seguitelo. Ma che è successo con Taylor Swift? Perché tutti ne parlano? Vabbè, ma vedi che Taylor Swift, siamo noi ignoranti. Per questo me l'ha insegnato Priscilla. Taylor Swift dietro ha un mondo. No, cioè, ragazzi, ecco, ma è presente quando abbiamo scoperto D&D? Stesso concetto. Taylor Swift sì, ma questa è una cristiana, non è un gioco di ruolo. No, cioè, sì, no, per dire, è stata messa nella top 5, l'ho sentito gli altri giorni al telegiornale, insieme a Giorgia Meloni, come una delle donne più influenti del mondo! Beh sì, fa musica pop, wow. Ma no, ma lei va oltre, perché lei fa un sacco di altre robe. A te piace Taylor Swift? Io, allora, Taylor Swift, la Dora Priscilla, infatti l'anno prossimo andrò a vederla, mi ha trascinato al concerto, però, allora, l'ho ascoltata, ci sono quelle canzoni che conoscevo ma non sapevo le cantasse lei, che sono carine, altre... Tipo, però... classiche canzoni di Taylor Swift sono Black Sabbath, Paradise City e... cosa, We Will Crazy Rock Train. You Crazy Train, We Will Rock You e Another Brick like Another Brick in the Wall, The Redder That If You See Rip and Tear Run to the Hills anche, Billie Jean di Taylor Swift, famosissima. E poi Harder, Better, Faster, Stronger. Esatto. Vabbè, signori, buonasera, benvenuti in un'altra sessione di Fandelver and Below col party d'eccezione più figo. E qui lo dico e lo dirò sempre, più figo che si sia mai visto sul canale e probabilmente anche negli altri. E lui Sugate, merda. No, sto scherzando ovviamente. Però sono molto in hype e da un sacco di giorni che non vedo la cazzo di ora di fare questa sessione. Quindi buon Natale, benvenuti, arrivederci, passo direttamente al talk, ok? Guarda, non... Passo direttamente al... No, passo direttamente alla live, che dici? Non volevi sentire la barzelletta dello spadone? No, anzi sì. Vai, raccontaci la barzelletta. Che perderemmo 5 minuti. Ora lo fai, ora lo fai. Che cazzo è la barzelletta? È la barzelletta dello spadone. Ora lo fai. Però vi cambia D&D per sempre la barzelletta dello spadone. No, dura troppo, ragazzi, facciamo un altro. Ma Feli, a 100 abbonati racconto la barzelletta dello spadone. Dai, è forte. Aspetta, vedo quanto buoni siamo. Vai. Facciamo sti mini... Mini goal. Ragazzi, vi cambia D&D. Da adesso io non posso. Io non gioco mai a D&D senza. Quando sento la parola spadone, io muoio dalle risate. Allora, ragazzi, siamo a 192 abbonati. Se vi abbonate in 8 in un minuto, giuro, la racconto adesso. Avete un minuto per abbonarsi. Allora, ragazzi, qui l'ha detto: un minuto per abbonarsi. Dico, chi siamo noi per dire di no? Aspetta, che estendo l'abbonamento. Ragazzi, 8 abbonamenti in un minuto e sentiremo Viaggio. Ragazzi, vi cambierà la vita questa barzelletta. Vi giuro, non riesco a giocare. D&D, allora, senza pensare, Orions conta, quindi intanto ringrazio Orions che ha rinnovato il suo sub insieme a Shorax del Rifugio. Grazie. Quello è rinnovato insieme a nessun altro, perché Davide Slayer mi dice sette trasmissioni consecutive, quindi grazie mille a tutti ragazzi. Orions B scrive inoltre: oh certo che 10 è proprio un bel numero, 10 mesi che mi tenete compagnia e tanti altri a venire, buona sessione, splendidi, grazie mille Orions B. Grazie, felice ragazzi.
La barba sì, la barzelletta no, siete delle merde. Però vedi, non gliene frega un cazzo dalla barzelletta. Vabbè, un minuto è difficile. Comunque... Guarda. Ho solo per Orions la racconto. Grazie mille, Orions. Grazie. Piccolo spoiler, tanto non lo sapranno mai. Comunque mi hai fatto adorare, perché adoro Natale con quest'aria. E poi comunque dicevo, quest'anno io mi vesto sempre super natalizio a casa. Quest'anno, grazie ai regali anche della mia dolce metà, quest'anno supererò me stesso, ragazzi. Cioè, quest'anno diventerò letteralmente un elfo. Non sto scherzando. Dai. Cioè, proprio, poi ve le faccio vedere anche sulle storie di Instagram, ma vi giuro, quest'anno supererò. Cosa hai regalato tu alla tua ragazza? Questo poi lo vedrai, non lo posso dire in live. Che cazzo, che cosa strana. I regali al plurale, tu? No, è un regalone. Posso chiederti una cosa? Vai. Ma a Phandalin sta nevicando adesso? No, sta piovendo. Fa schifo, però... sto effetto. Fa veramente cagare. Proprio brutto. La volta era più bellino. No, penso che venga male nell'immagine. Che si vede proprio. Non so se si vedono i fiocchi di Natale. Sì, lo so. Fa schifo proprio. Però, anche se l'effetto fa schifo, Reinen 96 no. E rinnova il suo abbonamento di livello 1 per un mese. Per un totale di 4 mesi. Scrive 4 mesi su Twitch. Anni nella piattaforma Vermiglio. 4 mesi su Twitch. Anni nella piattaforma. Sono anni che vi segue. 4 anni che vi segue sulla piattaforma. Sono un cretino. Grazie mille, sono un cretino, l'avevo capito immediatamente. Tanta è la voglia di giocare. Allora dai, io direi dai, di iniziare subito. Ci giochiamo sotto. Ci ruoliamo sotto. Ma che volete, aspetta da me. Certo, il Natale. Ora è il Natale. Che accendi le luci che c'hai legate addosso, che non si vedono ancora. Minchia, aspetta, no, va bene. Ancora non ho addobbato la sedia, perché solitamente c'ho la sedia addobbata. Aspetta. No, non ci posso credere. Sembra però l'albero. Quei dolci in Praga. Non si vede. Eccolo. Tu ti vestirai da Babbo Natale anche quando i tuoi figli avranno 40 anni. Ragazzi, io adoro il Natale. Ragazzi, io adoro il Natale. È troppo bello. Sai cosa adoro io? Adoro due cose. Il Claire chat su Fantasy Grounds, quello mi fa sballare di testa. Non c'è niente sulla chat. Ora non c'è niente. No, non c'era niente neanche prima. C'era il mio counter charm che mi ero messo perché ho dovuto livellare perché avevamo persi i dati. E in secondo luogo mi piace soprattutto fare domande al master. Master, ma c'è la musichetta. Toglila subito. Hai ragione. Sei pazzo. Video demonetizzato per mettere Frank Sinatra. Ma sì, vabbè, dai. Adesso parla anche Alexa che comincia a cantare canzoni di Michael. No, ragazzi, è staccata da quella sera l'altro giorno. Ma Alessia non parla più. Ma chi è Alessia? No, non parla più. Allora, a sto punto ringraziamo anche Engie993 che rinnova il suo abbonamento con Prime per un totale di 15 mesi. Scrive: vabbè, regà, sto mese è un'abbondanza di eventi. Fiera nazionale del panettone, mercatini di Natale di rango. Se sono abbonato, non so che persona. Aspetta. Vai. Mercatini di Natale di rango e mostre miniature di presepi di Andalo. Fatemi indovinare, sarete ospiti. Allora, io voglio venire ai mercatini di Natale di rango e masterare là. Allora, ragazzi, io ho un letteralmente amore per i presepi viventi e infatti andrò da Andalo. Andale. E poi c'è Andale che è in Messico. E poi ringraziamo anche Renata 1998. Che ha rinnovato l'abbonamento con Prime per un totale di 36 mesi. Scrive: Sara Boys, ma quanto è natalizio? Un sacco, stava per dire che ama il Natale di qua e di là. Poi ringraziamo anche Trevie, che ha rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese per un totale di 5 mesi. Scrive: siamo a 5, anche se sono molti di più. Un bellissimo party, buona sessione. Porco Pelor, come sempre. Ma non so perché, io non ho letto Porco. E grazie mille a Luigi, vivocemente, chiunque tu sia.
per seguirci per tre volte come tre volte? Oh, ben tre. Ma sei una merda! Sei una merda, ma come tutti gli altri? Twitch dice che tu ne hai viste tre consecutive, quindi... Vabbè, Twitch ma... mente comunque, scusate, mente sapendo di mentine. Posso Twitch fare una domanda a pacca party? Sì. Ah, ha parlato finalmente, Omar, è stato zitto tutto il tempo. Panettone o Pandoro? Pandoro. Panettone tutta la vita, ragazzi. Dire una cosa, io ero, da piccolo ero tutto Pandoro, ora ammazzerei per il panettone. Culo, raga. Allora, dipende, se è pieno d'uvetta, no, non sopporto l'uvetta. Se è pieno di canditi, panettone tutta la vita. Raga. Minchia, ma tu sei il grigio bastardo come borraccia. Potrei essere io il prossimo borraccio. Ascoltate, allora vi porto un piccolo pezzo di borraccia. Vi dico, oggi devo staccare il cavo SATA dall'hard disk. Ho detto, borraccia, scusami un attimo, ma l'altro cavo lo posso staccare? La risposta di borraccia: per completismo potresti staccarlo. Completissimo. Che cazzo vuol dire? Che borraccia posso staccare sì o no? Ti compare il platino di là. Diciamo che siamo venuti avanti e avrei caricato uno scazzotto. Che cazzo vuol dire per completismo? Sì o no? Raga, io l'ho fatto. L'hai mai staccato? Non l'hai mai staccato? Per completismo devi staccare. Sì, sondaggio. Nuovo sondaggio. Eccola là. Pandoro panettone. No, l'ha fatto. Lo fa. No. Ragazzi, esplode il Twitch, ragazzi. Ragazzi, le cose quello ripieno col tiramisù, oppure quello con cioccolato fondente. Dai, ragazzi. Tipo il tartufone. Ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, votate panettone. Orion Spine. Ragazzi, se non vince il Orion Pandora, Spine, mi ragazzi, no, boh, chissà. No, cazzo. Lo faccio io. Cioè, ma è vediamo chi vince. Io voto il panettone. Quando sta finendo il tempo, voto il panettone. Secondo la democrazia in Russia, comunque. Non si dice. Forse no, si pensa, no, ma non si dice mai. Ci dissociamo. Comunque. Allora. Comunque, ragazzi, a parte gli scherzi, il Pandoro fa cagare. Cioè, se no, è buono, guardo te, qualunque sia il dispositivo dal quale stai guardando, in qualunque momento, piattaforma rossa, viola, Vimeo, qualsiasi cosa, se tu pensi che il Pandoro sia più buono del panettone, sei una persona triste, te lo dico, io l'ho detto, poi fai tu. Se. Ora questa tipo è... pure questo è copyrightato. Raga, oggettivamente fa veramente cagare il Pandoro, raga, non so che come cosa fa ci... cagare il non Pandoro? So che cosa ci trovate. È pan di Spagna con zucchero a velo di sopra, minchia la ricettona, no, va a cagare. Abbiate il coraggio di dirlo. Allora, aspettate, ragazzi, comunque fa cagare, sono spaccato. È stato per me la rivelazione, è stato il panettone alla zucca. Panettone alla zucca o io assaggiato? C'è, ragazzi, il panettone alla duria da noi. Vabbè, no, io lo conoscevo, minchia, ma la zucca, oh, credimi, marmellata di zucca oggi. Weird fantasy per me. Una roba da warlock, no, da stregoni. C'è una roba. O vedi che mi incuriosisce. È il culo del patrono. Sì, comunque, sì, raga, vabbè, dai, lo sciolgo il sondaggio. Direi che ha vinto largamente il panettone. Quindi abbiamo una community istruita. Evidentemente, nessuno ha votato il Pandoro. Quindi. Insomma, i dati curioso, parlano. Curioso. I dati parlano. Però, comunque saremo sempre 50-50 col Pandoro. Sì, tutti. Ah, vedi, anche Pandoro. Vedi che c'è molta gente col Pandoro. Comunque, però vedi, Pandoro. Un mascarpone, cioè, Nutella. Capito? Ma tu compri una pietanza che poi devi fixare, la devi risolvere. Capito? C'è nessuno dice pane. Io, ma esatto. Cioè, qual è il tuo pane fa schifo? Qual è il tuo piatto preferito, Felice? Io. Qual è? Spaghetti con i fasolari. Ti immagini io ti rispondessi pane. Pane come? Panino, l'hamburger, la... pane. Ti dico pane.
cazzo, ci puoi mettere un sacco di cose, ma il pane da solo che è? È il Pandoro, è la stessa cosa. Infatti è il pane all'ennesima potenza, Pandoro. A me, io mi mangio sia Pandoro che panettone, me ne fotto il cazzo, mi piace il Pandoro, mi piace il panettone, quindi mangio tutte cose, io sto anche con chi gli piace il Pandoro perché è buono, perché è Non è buono ciò che è bello, ma è buono ciò che è bello, e anche buono ciò che piace, ragazzi, scusate, Borraccia ha contagiato anche il buon Amber dello sbaglio. È vero, ci stiamo imborracciando tutti. Allora, quell'albero lì in mezzo non ti impaccia? No, assolutamente no, mi sto tra poco, mi ci bacio con sto allora però. Mi hanno detto che vabbè, sono come Antonio Borraccia. Hai vinto panettone con cioccolato di Modica e pistacchio di Bronte. Vabbè. Aspetta che mi fa. Allora, intanto mi fa ridere il nome, però leggo anche il commento. Gigi Pistola. Non ne ha commento, però benvenuto o benvenuta, benvenuto. Gigi Pistola. Benvenuto. Gigi Pistola. Nuovo PG di Cyberpunk ambientato a Napoli. Comunque. Ciao ragazzi, grandissimi. Che posso nel GDR senza fare show per forza. Nel dare e poi legge. Grazie, grazie caro, grazie mille. E niente. Senza Pandoro Bauli. Vabbè, Bauli è. Se non c'è Bauli, non è Natale, punto. Comunque. Va ragazzi, bene, allora, direi che nevica a Phandalin, quindi pure sì, là Michael Bublé. Let it snow. Allora, dunque. Ragazzi, chi mi vuole fare riassunto? Dai, quanto siete scantulini. Oh, ragazzi, tra poco, guarda, se uno di voi staccava l'SSD per completismo lo facciamo. Io staccavo la live, lo faccio. Termina. Si vedeva questa immagine, prendeva il case, lo metteva sul tavolo. Sì, si vedeva questo fotogramma così. Questo è il cuore. Vabbè, stasera ragazzi ce l'abbiamo una ancora, volta dovevamo dai, giocare a D&D e invece una volta, questo è un talk, però nome live ricordiamocelo per completismo, per completismo. Allora ragazzi, la scorsa sessione, ok, Omar non morì, grazie. Ah, ci provo. Mettiamo la musichetta del recappone. Master, prima del recappone, faccio fa un riposo lungo che con i level up... Tu devi fare i cazzi tuoi, fai quello che dico io, Luigi. Sì, allora, è verde. Io c'ho una bustina di zenzero vicino. Dunque, che poi mancano pure gli occhiali. No, raga, mi si è sminchiata la finestra di Fantasy Grounds. Non noi posso... non facciamo riposo lungo da sessione 1, vorrei dire. Ci credo, è passato un giorno. Manco 24 ore. Raga, mi si è sminchiata seriamente la... Vabbè, fanculo. No, ma io vedo tutto bene. No, poi... no, vabbè, in live non si vede, quindi... Vai. Stacca il cavo SATA e poi... Allora, ragazzi. La scorsa sessione avete deciso di approfondire le indagini su Phandalin. Avete incontrato Gundren dopo essere usciti illesi, dove illesi significa senza essere scoperti da casa di Arbin, e poi dopo una bugia che magicamente ha preso forma nel migliore dei modi, questa messa in scena, avete scoperto che a quanto pare Arbin aveva degli intrallazzi in un certo senso con l'Inene, una donna, un donnone, diciamo, dato anche queste spalle grandi quanto un armadio, praticamente una donna davvero che si è fatta da sé, che gestisce appunto una rete commerciale davvero vasta e davvero intricata, che a quanto pare ha a che fare con gli Zendarin. Dietro tutto questo, però, c'è stata un'indagine ben approfondita, che si è macchiata anche di un intervento di sorella Garaele e Gwyn, l'halfling che è in visita qui a Phandalin, e a quanto pare ha deciso di stabilirsi qui. A quanto pare Gwyn è entrata in possesso della pietra di Finn, e analizzandola ha trovato su di essa
una parte di un qualche disegno, di una qualche lettera indecifrabile, perché appunto erano semplicemente due linee che formavano un pezzo di qualcosa. Dopo aver identificato l'oggetto, ha ricostruito un po' la situazione e l'interesse dei goblin verso Phandalin e verso il gruppo. A quanto pare Finn è diventato bersaglio per la magia che ha assorbito dalla pietra. E a quanto pare questa zorzula, questa meravigliosa meta che i vostri piani ambiscono, sembra esistere per davvero e sembra identificarsi nel nome di un capo Dwergar. Un Dwergar molto, molto forte, a quanto dice la leggenda, a quanto dicono i libri che avete trovato, il libro che avete trovato all'interno di casa di Arvin. E dopo una riunione e un confronto all'interno di casa di Arvin, avete deciso finalmente di chiudere la giornata dedicandovi a voi stessi. C'è chi ha deciso di voler tornare verso la locanda, non mi ricordo chi adesso, la rivedremo ragazzi, che rivedremo chi sta facendo cosa, e c'è invece chi ha deciso di dedicarsi un attimo ai suoi interessi. Quindi chi vuole stare da solo, chi ha deciso invece di riposare. E dunque, ragazzi, io direi a questo punto di accogliere la sera e soprattutto di accogliere quello che pochi secondi dopo, pochi minuti dopo, sono pioggia e tuoni che si avvicinano a Phandalin e sempre di più diventano aggressivi, anche se attualmente la pioggia è semplicemente una pioggerella e i tuoni ancora sono in lontananza. Quindi io direi di cominciare chiedendovi uno alla volta, iniziando da Lordo e poi andando Lordo, Finn, Rook e poi Helix, come volete passare, come volete iniziare questo famoso riposo lungo che mi avete chiesto. Quindi Lordo, cosa farai? Cosa ti dedicherai? Allora, sono molto stanco, al di là dei punti ferita. Troppe cose sono successe in un solo giorno. E tutti questi pensieri diventano un ronzio nella testa di Lordo, tanto da volerle scacciare. L'unica cosa che sta pensando è che il dolore agli occhi, troppo tempo aperti, è troppo. Ha parlato, è stato in silenzio, ha fatto tutto, ma basta. Starà in silenzio, anzi sta in silenzio, seguendo in coda tutti gli altri, un po' distaccato, con testa bassa a non voler nemmeno riflettere, sta trascinandosi, intento di arrivare a dormire. Forse nemmeno mangerà, ma li segue a un qualche passo di distanza, in religioso silenzio, nient'altro. Ok, quindi dove ti regherai tu a fare? A dormire. Gli altri stanno andando in locanda. Cioè, uno di loro sta andando in locanda. Allora, intanto aspetta. Intanto tu andrai in locanda. Sì, sì. Poi, no, cioè, Finn. Tu cosa farai? In realtà, come dicevo la volta scorsa, anch'io mi reco dritto in locanda, guarderò Helix che si va a fare, che decide di comunque passeggiare nonostante il tempo, credo aveva detto l'altra volta. No, no, sono in una stalla. Ah, tu sei sono andato in una stalla. Ok, lo guarderò mentre si stacca da noi, intendevo dire, e poi insieme a Lordo guardo a Rook, ma tendenzialmente vado anch'io alla locanda. A Rook immagino di che anche tu andrai alla locanda, no? Ma dimmi. Assolutamente sì. Anch'io volevo intanto vorrei andare in locanda anch'io. Mangiare, bere, rifocillarsi un attimo è il pensiero per ora in testa di Aruk. Poi scusami un attimo, Omar, te lo togli quel cazzo di cannolo davanti che non ti si vede in faccia, Umberto.
Ah. Il cosone enorme con il reattore nucleare che hai davanti. Con quale dolore lo allontana? Sì, io manco gli avessi. Scusa, continua. E l'intento iniziale sarà di andare in taverna. Poi, considerando un po' il tempo e le situazioni, come si svilupperà in taverna, potrei andare a fare una passeggiata fuori dalla taverna. Un'oretta, un paio d'ore, non di più. E infine Alex. Allora, Master, io l'avevo detto più o meno cosa grosso modo stavo cercando di fare. Stavo cercando un momento per rilassarmi un po'. In mezzo appunto a questo fieno, in questa stalla, riparatosi un po' dalla pioggia, Alex appunto inizia a osservare l'oggetto che ha ricevuto in questi ultimi giorni. Lo osservo. Come avevamo già descritto, più o meno, proverò ad aprirlo. Noterò il fatto che è quasi una cassaforte. E vedendo che il meccanismo sembra, per il momento, non corrispondermi un'apertura o qualcosa del genere, metto da parte accanto a me questa sorta di carillon, questa piccola scatola meccanica, diciamo, dei colori sgargianti. E quello che vorrei fare è portare avanti il mio libro. La storia, in qualche modo, di ciò che stiamo facendo. E ti ricordi che all'inizio dell'avventura ti ho detto che comunque Alex traccia tutto ciò che fa in un libro. Ma questa volta ciò che scriverò sarà una scena che di oggi mi ha colpito assai. Ciò che è successo nella caverna. Lo scriverò come fosse uno sceneggiato di natura teatrale. Quindi cercherò di riassumere e di ricordare ciò che ciascuno di noi, Lord, Aruk, Finn e anche Alex, hanno detto a quelle persone. Cercherò poi di descrivere la scena della loro morte. E lo chiamerò Ballate di morte, volume 26. È come una pagina alla fine di questo libro, come se fosse quasi un'altra storia staccata. Ok, vi dedicherete a queste azioni. Ma io adesso andrò a esplorare ognuno di voi, come andremo a passare questo riposo lungo. E dunque, iniziamo da Finn. Finn. Andiamo a parlare un po' con te. Ok. Io... Finn è abbastanza un po' dolorante, comunque ancora c'ha la questione della cicatrice che si sta... la ferita che si sta chiudendo bene dall'assalto dei goblin. Dentro di sé è profondamente scosso, arrabbiato perché con se stesso e non solo per tutto quello che è successo, per l'essere caduto in battaglia, per quello che gli ha detto Gundren, anche in parte per l'atteggiamento di Linene che era strano, sospetto. È chiaro che ha lasciato molto di non detto, e che assolutamente non era intenzionato a darci una mano in nessuna maniera, al di là di come ci siamo posti noi. È strano addirittura che non si ricordasse minimamente chi fossimo, eccetera. Quindi c'ha la testa carica, piena di pensieri, di cose, un po' un turbinio. Ha bisogno di ritrovare una centratura, diciamo. Quindi è arrivato in locanda, sarà di poche parole, anche con
Rook e Lordo, se gli faranno domande ovviamente risponderà, ma più che altro mangerà qualche boccone, berrà probabilmente neanche alcolici, giusto un po' d'acqua, al limite un goccio di sidro se c'è, e dopodiché insieme a Lordo, magari visto che anche Lordo ha l'intenzione di ritirarsi presto, tornerà in stanza. Quello che farà in stanza però non sarà mettersi a letto a dormire, ma evocare giudizio e mettersi a pulire la lama, a prendersi cura dell'arma. Allora, visto che siete tutti e tre nella stessa stanza, visto che tutti quanti volete tornare nella stessa stanza, direi di fare spazio a tutti e tre. La stanza davanti a voi si mostra così, spenta, buia. Fuori la pioggia batte contro la finestra. C'è uno strano silenzio all'interno della stanza, come se ci fosse qualcosa di non detto, ma allo stesso tempo come se ci fosse un elefante all'interno della stanza. Tutti fanno finta di non vedere, ma è lì. Lordo con i piedi vicino al suo letto e seduto sul materasso. Finn che pulisce la sua lama. E Aruk, cosa stai facendo, Aruk? Il camino è acceso? Il camino è acceso. Mi siedo un attimo davanti al camino per riposare un attimo, con la testa appoggiata alla parete del camino e gli occhi socchiusi. Ok. Chiudi gli occhi, Aruk. Chiudi gli occhi e... Un attimo solo. Se dovreste vedere... Vedete qualcosa? No. No. Vedo un nero. Bello nero. Ok. Gli occhi... I due occhi si socchiudono, Aruk. Rientri come una sorta di meditazione. Come se volessi spegnere tutto intorno a te. I tuoi compagni però sono lì, li avverti. Lordo, vedi che Aruk si siede davanti al fuoco. Io sono seduto sul letto con piedi a penzoloni. Vedo Aruk di fronte al fuoco e saltello. Dopodiché mi avvicino ad Aruk. Mi siedo di fronte al fuoco accanto a lui. Sto in silenzio per circa una ventina di secondi e gli chiedo: hai detto che hai già ucciso, vero? Aprendo gli occhi. Sì, è capitato. E ti ricordi il primo che hai ucciso? Sì. E che è successo? Era una tarda mattinata. Era un'altra delle ennesime battaglie contro un clan di Bugbear. E questo Bugbear, alto e grosso, ha visto in me una preda facile. Fui fortunato, Lordo. Inciampò sul cadavere di un suo compagno e si infilzò sulla mia picca. In un certo senso non l'ho ucciso, ma l'arma era fra le mie mani, quindi sì, l'ho ucciso. E ti è dispiaciuto? Sospiro. Voleva uccidermi, ma probabilmente lui aveva più paura di me, se no non mi avrebbe attaccato. Quindi sì, un po' mi è dispiaciuto. Ma non è che lui voleva ucciderti proprio perché tu volevi ucciderlo? No, ero giovane,
cercavo di evitare ogni combattimento sul campo di battaglia. Paravo e mi allontanavo, paravo e mi allontanavo. Non potevi continuare così? È quello che ho fatto. Poi è arrivato lui e ha deciso di morire davanti a me sull'arma che impugnavo. Ma io quelli che ho picchiato nella montagna e sono morti. Io non li ho mai uccisi io. Cioè, quando è che si uccide? Quando tipo l'ultimo colpo lo dai tu, giusto? In un certo senso. Quindi non ho mai ucciso nessuno, vero? Perché io sto nascosto e tiro le cose con la cerbottana. Sì, in un certo senso non hai ucciso nessuno. Nessuno mai. È quello di oggi. Ma se io non faccio niente perché non muoiono, non è come se un po' li uccisi? No, non puoi addossarti colpe di qualcuno su cui non hai potere. E quelli di oggi? Non avevi potere. Non vuol dire che sei debole. Semplicemente vuol dire che non potevi fare nulla. Però, se sono morti, evidentemente era arrivata la loro ora. Quindi, cioè, se tu li ammazzi è perché è già deciso che devono morire oggi? Dove mi sono allenato, seguivano una certa divinità. Diciamo che loro aiutavano nei trapassi, quando non c'era più niente da fare. Ok. Sai, Lordo, la morte non è una fine. Come no? Non è la fine, la morte. Finisci di parlare, finisci di mangiare e poi non li vedi più. Certo che è la fine. Tocco il petto, ma dentro di te c'è qualcosa che continua a vivere. Il tuo corpo muore, ma quello che c'è dentro vive ancora, in altri luoghi. Sì, me l'hanno detto che dopo che muori, tipo, vai via, però vai via, cioè non sei più qui. Non sempre. Hai visto alcuni spettri che continuano a vivere? Non voglio morire dentro lo spettro. No, non devi diventare uno spettro. Però può succedere anche quello. E pensa al tuo corpo che continua. Il tuo corpo non c'è più, ma il tuo spirito continua a vivere. E Finn invece? Finn viene richiamato da Lordo mentre è assorto sul lato della tua arma. Tu ti ricordi il primo che è ucciso? Oh sì, Lordo, me lo ricordo benissimo. È stato tanto tempo fa. Che è successo? È successo che nei bassi fondi di Baldur's Gate c'era un bastardo con le corna che stava per morire di fame, e un ladro l'ha preso sotto la sua ala protettiva, perché gli faceva comodo uno abbastanza piccolo per entrare laddove lui non passava, con le mani più piccole per aprire serrature più complesse. Però almeno mi dava da mangiare. E ti dispiace?
No, non mi dispiace aver ammazzato quel bastardo. Quindi è giusto che sia morto. Sì. Sì, sì, è molto giusto che sia morto. E tu invece, Elix, ti ricordi il primo che hai ucciso? Tanto io Elix dall'altro non è, lato... Non è lì, Elix. Mi fischiano le orecchie. Scusatemi. Tranquillo. Allora, mi ero un attimo di stato. Okay. Tiro fuori. Allora continuo con fine, dico. E tu, Elix, sai se hai ammazzato tante persone tipo te da tanto tempo? Non lo so. Non so quante persone abbia ucciso. Ma... non so, non mi sembra il tipo da uccidere con troppa facilità, a meno che non debba difendersi, intendo. No. O che non ce ne sia bisogno, come oggi. Oggi non siete stati contenti di aver ammazzato quelli lì. Vi ho visto contenti. Ma sai, Lordo, non è una questione di essere contenti. Nel momento in cui cerchi la risposta, improvvisamente, come se la tua lingua passasse tra le labbra alla ricerca di la risposta giusta per il tuo interlocutore, la pioggia scompare improvvisamente davanti a te. Quello che vedi è il buio più totale. Solo lui? Sì. Ok. Finn. Una voce ti prende a parlare con lei. Come se tu le avessi rivolto la parola con questa domanda, con questa risposta che stai dando. E senti una voce provenire dalle tue gambe, in direzione delle tue gambe, che ti dice: sì, dimmi che cosa hai provato quando hai ucciso. Sei seduto sul nulla, sul vuoto più totale, sul buio più totale. Mi tocco le gambe per cercare di capire se c'è qualcosa appoggiato sopra. Sento nulla. Un peso, sento qualcosa. Nulla. Mi cerco addosso. Istintivamente mi viene da andare a cercare la pietra. Trovi tutto quello che avevi addosso, ma solo quello. Master, scusa, sta facendolo di fronte a noi in tempo reale? Non ti preoccupare. Intanto fammi dedicare a lui, poi vedrai. Cosa? Chi ha parlato? Ho chiesto cosa stavi per rispondere. Cosa hai provato quando hai ucciso? Io ormai non provo più niente quando tolgo una vita. Non è vero. Sei un bugiardo. Poco ma sicuro. Quindi vuoi rispondermi oppure no? Quando tolgo una vita, quando tolgo una vita, cosa provo quando tolgo una vita? Sento il potere quando tolgo una vita. Bugiardo, non è vero. E sentiamo, cos'è che sentirei quando tolgo una vita, tu che mi conosci meglio di me? Io non ti conosco affatto. Io ti ho fatto una domanda e ti ho osservato. Ti ho osservato a lungo e non è quello che provi quando togli una vita. Ti atteggi a grande tristo mietitore, ma sei soltanto uno sconclusionato che agita un falcione e gioca a fare Dio con le vite degli altri. Talmente debole che si è fatto soggiogare da una pietra. Un pezzo di pietra nera
E adesso, se manca per più di 5 minuti, dimentica tutto quello che è pur di tenerla ancora in mano. Sei debole, eppure sei qui, al mio cospetto. Nel momento in cui lei dice questa cosa, cerchi di concentrarti sul luogo. Ti trovi davanti a questa grande scalinata. Una scalinata che va verso innumerevoli ragnatele e piante di diverso tipo, che sembrano quasi piante tropicali, come delle alte palme, alla cui base sembrano esserci delle rovine. Riesce a discernere quasi la faccia di una sorta di tigre o di un drago, non riesci bene a capire di che cosa si tratti. La vegetazione è mortuaria, c'è un'aria davvero satura di decadenza. Provo a evocare giudizio. Non appare nulla. Cosa credi di fare? Pensi di potermi evocare nel mio stesso dominio? Sono già qui. Sono io che evoco te, non tu me. Sono io Dio, non sei tu. Tu potrai governarmi, agitarmi, ma non puoi conquistarmi. Sai, senti come se qualcuno scendesse le scale, ma non vedi nessuno. Sai, un altro warlock come te, tanto tempo fa, mi fece dono della conoscenza di un libro chiamato L'arte del conflitto, dove un certo Su Sun, delle terre dell'est del vostro mondo, il Ferun, parlava di come si vince davvero una guerra, che non si vince quando i soldati muoiono, non si vince quando il più alto dei castelli viene abbattuto, ma si vince quando il nemico è conquistato completamente. Tu pensi che la tua lama, che chiami giudizio, che hai battezzato come tale, ti appartenga in tutto e per tutto? No. Appartiene a me, come tu appartieni a me. Inchinati! Le tue ginocchia cedono. Improvvisamente ti ritrovi per terra. È il tuo patrono che ti parla. Mia regina, perdonami. Vedi, senti una prepotenza che rasenta l'intento omicida. Poi, nel momento in cui le tue ginocchia cercano istantaneamente, come preventivamente, di alzarsi per difendersi, vedi la tua testa che si cala e riesci a vedere soltanto come delle piume nere che si poggiano alla tua testa bassa, alla tua vista bassa, ma non riesci a alzare il capo per guardare chi ti sta parlando. Senti che è lì. E se riuscissi soltanto ad alzare la testa, riusciresti anche a vederla. Ma sai che è lì, ma non puoi. Ti ho concesso una delle mie piume. E tu ti diletti ancora in questi compiti da mortali. Ti sei fatto soggiogare. E finora sono rimasta in silenzio. Dammi qualunque ordine, io lo porterò a termine o morirò nel tentativo. Sei talmente infimo che non sei neanche degno di un ordine. Hai permesso a qualcun altro di insediarsi nella tua mente. Hai preso
e hai barattato ciò che mi avevi promesso con qualcosa di più, qualcosa di più piccolo. Ragazzi, sento un rumore di sottofondo, tipo una TV, non so che cosa sia. C'ho la TV in camera. No. Okay. Non dovrebbe essere la mia. Non lo so. Vabbè, in caso mutiamoci quando non stiamo rullando. Mutate, sì, sì, mutatevi quando non rullate. E dunque, adesso pretendi anche che ti dia un ordine. Mia regina, non pretendo nulla. Vorrei solo rimediare ai miei errori. Poi vedi che delle dita raggiungono il tuo mento e piano piano ti fanno alzare la testa. L'unica cosa che vedi è una sorta di sagoma. Una sagoma strana, una sagoma che non riusciresti neanche a delineare, ha delle, come delle rifiniture umane, ma non riusciresti a capire minimamente, non riusciresti a definirla. È come una silhouette nera, però senti che è lì, dopodiché ti guarda e dice: la tua mente è soltanto mia, ma non ti libererò. E sai perché? Perché questa forza che hai nella testa mira a conquistarti. E chi sono io per negare il conflitto? Un avversario è vinto quando è conquistato. E io lascerò che esso ti conquisti, perché sei stato debole. Sprigatela da solo. La prossima volta che ti parlerò sarà perché o ti sarai liberato o sarai morto. In quel momento, in quell'esatto momento, davanti ti appare Lordo, che attende ancora la tua risposta. Vedete Finn che di colpo è sbiancato. È come allora, se gli avessero infilato una spada nella schiena. Quello che avete visto voi, Aruk e Finn, e Aruk e Lordo, è semplicemente lui che si ferma per un attimo, tossisce e poi riprende a parlare. E allora? Tutto bene, Finn? Vuoi dell'acqua? Lo vedete terrorizzato col fiatone? Che si aggrappa per un attimo a Giudizio c'è ancora? Prima di tutto è tutto lì, che si aggrappa a Giudizio. A posto? Sì Lordo, schiocca le dita e fa sparire Giudizio. Tutto a posto, quindi? C'è qualcosa che devo fare. Scusatemi. Si alza e esce verso la porta. Finn esce verso la porta, lasciando passare una ventata fredda proveniente dall'esterno. La stessa ventata fredda che in questo momento sta passando tra i capelli
del nostro caro Alex. Ti ricondivido la mappa dell'esterno, l'immagine dell'esterno, e Alex si sta dilettando a scrivere, mentre fuori ancora piogge e tuoni, che adesso sono un po' più forti. Nel momento in cui la tua testa si alza per un attimo all'udire di un tuono, subito dopo si riabbassa. Alex, a te. Un ode per la crudeltà. Mi piace. Un ode per la crudeltà. Presto a Waterdeep. Sì, mi piace, mi piace. Mi chino, intingo la mia penna nel calamaio e inizio a scrivere. Esterno, giorno, Elix, laggiù, li vedete? Dopodiché metto il punto interrogativo a questa frase, mi volto di scatto alla sinistra. Sulla tua sinistra, appoggiato sulla paglia di questa stalla vuota, il piccolo Carion comincia nuovamente a dare i suoi segni di vita. Stavolta però noti qualcosa di strano. Gli scatti ancora una volta continuano a, diciamo, trapanarti il cervello, continuano a riecheggiare. Questa volta però noti una cosa, caro Alex. Vedi che a ogni scatto il Carion inizia a tremare, e ogni piccolo scatto sembra che quasi il legno si incrini, come che si stia rompendo. Appoggio la penna. Questo può aspettare. Che cosa abbiamo qui? Che cos'hai? Che c'è? Tendo le mie mani, tremanti per l'eccitazione, verso questo piccolo oggetto. Ah, allora non era finita lì. Mi sembrava strano. Tutt'altro. Lo afferro. Ti metti a guardarlo. Negli ultimi 10 secondi che ti dedicherai a farlo, sentirai che a un certo punto il suono si fa più lento, fino a che fa un suono secco e viene via, cade per terra questa piccola manopola dorata. Nel momento in cui sorriso, allargo un sorriso veramente felice, molto felice, veramente contento di questa cosa che sto vedendo. Non sadico, né un ghigno, né qualcos'altro. Veramente un sorriso come se vedessi la mia sposa. Sorridi. Non appena sorridi, la tua bocca che si apre è accompagnata da un'altra apertura, perché lo scrigno, questo piccolo scrigno musicale, scatta e si apre leggermente. Ci do un'occhiata allora. Lo apro anch'io usando le mie dita, facendo molta attenzione a non romperlo, perché davanti per me ho qualcosa di quasi perfetto. E provo ad allargarlo un po' per vedere se c'è qualcosa al suo interno, se il meccanismo possa rivelarmi qualcosa. Lentamente, quello che riesci a vedere è questo. Conosci bene come è fatto un Carion al suo interno, no?
sai che ci c'è un rullo con dei dentini. Ecco. Qua ce ne sono addirittura tre. Ci sono tre rulli che sembrano essere inceppati, ancora quei suoni tipo come se non riuscissero ad andare avanti. Vedi che il cariono, come puoi vedere, la parte in alto è... mi metto a fuoco, aspetta. Ok. La parte in alto è piatta e questi tre rulli sono incastrati lassù. Noti che, andiamo a vederla più da vicino, ci sono diversi dentini. Sul lato sinistro, se puoi vedere all'estrema sinistra, c'è una sorta di segno inciso sul legno, una sorta di cerchio vuoto. Poi ci sono i tre rulli. Infine, all'estrema destra, ci sono cinque pallini vuoti. Scusami, cinque pallini pieni. I tuoi occhi iniziano ad analizzare ogni piccolo dettaglio, finché non riesci a scorgere un'incisione sulla parte interna del coperchio. Questa incisione recita questa dicitura. Saper stare al mondo significa armonizzare l'invariare, significa armonizzare l'invariare e il crescere. Non appena leggi questa frase, il ticchettio ricomincia, però più regolare. E adesso, caro Anvil, a te. Quindi ci sono queste tre... questi tre rulli. Questi tre rulli. Io come posso interagire con questi rulli? Puoi entrare nella modalità disegno e cercare di capire qual è il modo per arrivare dal simbolo a sinistra al simbolo a destra. Come fossero un percorso, praticamente. Sì, esatto. Però non posso... posso spostare una parte... Non puoi spostare niente, devi disegnare questo percorso. Lo dico perché ovviamente siamo limitati ai mezzi che abbiamo, però se tu entri nella modalità di disegno puoi disegnare questo percorso risolvendo l'enigma. Siccome non voglio lasciare gli altri fuori, se volete ragionarci assieme, no ragazzi, perché è giusto, cioè alla fine è un'esperienza di gruppo, se volete ragionarci no, assieme ma, allora Master, io non credo di aver capito, cioè ho capito quello che mi hai detto, cioè che devo andare da una parte all'altra, ok? Sì. Però ci sono delle cose che a me non ho capito molto bene riguardo proprio l'enigma, cioè tecnicamente cosa mi stai chiedendo di allora, fare a livello di... Questo sto dicendo, tu devi trovare devi fare un percorso, ok? Seguendo l'indizio che porti da questo punto a questo punto qua. Sì, ma sfruttando cosa? Cioè, come faccio a disegnarlo? Nel senso, uso la modalità disegno, ok? Guarda, togli quello che... hai messo tu, ok? Uh-huh. Cioè, io devo andare da qua... Da quel cerchio vuoto... Ok, a questo qua, giusto? Esatto. Ma sfruttando cosa come percorso? Ti ho dato la frase di aiuto, devi decifrarla te. Ancora non hai messo mano tu da Helix nel meccanismo. Se poi ti faccio vedere... Poi quando cominci a metterci mano di ruoli, nel senso cosa toccando fai. Questi rulli, sì. Ok, reagiscono in qualche modo? Rimangono bloccati, quindi sono fissi. Sì, fanno rumore ma rimangono bloccati. Ok, perciò se non girano nemmeno, cioè non... veramente non ho capito che cosa mi hai chiesto. Cioè, se devo fare un percorso, patto. Allora, tu... No, il percorso devi farlo... No.
capito. Ma da Helix vuoi mettere mano al meccanismo? Attualmente lo stai tenendo semplicemente in mano. Te l'ho detto, provo a girare qualche rullo per vedere quello che succede. No, non succede niente. E tu mi hai detto, non si muovono, ok? Non si muovono. Provo a appoggiare le dita, mentre lo giro chiaramente, su uno dei simboli. Ok, quale? Quello a sinistra o quello a destra? Il primo, quello a sinistra, quello che mi era più prossimo. Quando quando metti il dito lassù, il tuo dito si illumina. Ok? E non appena lo muovi di un centimetro, vedi che traccia una linea luminosa in aria. Non appena lo allontani, questa scompare. Quindi capisci che muovendo il dito tu puoi disegnare questo percorso. È il senso del puzzle e te l'ho spiegato. Cioè è un labirinto, sostanzialmente? Devi dirlo tu. Cioè poi se non ci riesci, poi, ripeto, anche gli altri possono partecipare. Anche la frase di... Cioè, io allora, tu mi hai detto, devo andare da un punto all'altro, ok? Il punto di partenza è questo qua. Esatto. Posso iniziare da qualsiasi di questi punti? Sì, da lì puoi... C'è un punto di partenza? No, devi cominciare da quello là vuoto. E poi devi spostarti da rullo a rullo, da colonna a colonna. E fino ad arrivare a quello A5. Esatto, in chat infatti dicono... Praticamente deve formare la strada per creare la melodia che deve essere suonata. Sì, okay, ma come la formo sta strada? L'ho detto, col dito che tu lo sposti e ti fai... Realisticamente tu avrai sto dito incantato che lascia una traccia luminosa sul carillon. Sono sei colonne? Cioè sono tre... Sono sei colonne, sì. Il primo punto è il primo, poi il secondo, poi il terzo, il quarto, uno il dei cinque. Uno dei cinque, quindi, l'altro dei cinque. Quindi il punto di partenza è questo qua, allora? I primi in verticale, tra virgolette, sì. Esatto, poi puoi scegliere il secondo. Ok, ho chiesto questo, mi ha detto di sì. Sì, ok. Ok, allora. Ho detto, non mi pare aver detto qualcosa di sbagliato. Il punto di partenza è... Che ho detto Dio, già, è questo qui. Il punto di partenza è questo. Ok, ora io ti chiedo, devo fare un... Con il dito, devo fare un percorso? Sei uno dei primi. Secondo me devi tipo unire uno dei secondi diversi cinque. Simboli, devi capire come vanno uniti per arrivare da... Ti ho detto che dal punto passi vuoto ai cinque pieni. Va bene, Master, ascolta. Siccome io... ok, c'ho qua l'infrastruttura, sono un player, quindi so che è un enigma. Da Helix, col dito, una volta che mi viene illuminato, tocco tutti gli altri pallini. Voglio sperimentare, vedere quello che succede. Okay. Passi sopra l'altro, vedi che il meccanismo produce dei suoni. Però appena tu... Come li produce? Cioè, se passo il dito su una sequenza, produce un suono identico rispetto a passare il suono... No, produce questi. Suono metallico. Ok, quindi tipo se passo il dito su uno che ha un pallino fa uno scatto, se ne passo uno in quello in cui ne ha tre in orizzontale ne fa tre. No, quando tu vedi, allora se tu mi stai dicendo che fai prima là e poi là, vedi che la luce scompare come se fosse errata la sequenza. Okay. È come se tu, secondo me, suona giusto soltanto se l'hai pigliati tutti e sei. Bravo, okay. Bravo. Perché se no andresti a tentativi facilmente, il primo dei cinque e il secondo dei cinque. Ok, allora, se possiamo, vuoi una mano, Anvil? Sto facendo io, no? Quindi io sperimenterò un altro po' per capire se reagisce in qualche modo, se si illumina di un colore diverso, se fa un suono diverso. Per il momento è un coso che si illumina per me, capito? Non è manco un enigma per Helix. Certo. Quindi tocco questo e poi tocco quest'altro. Ok, toccando questo... E poi ritoccando questo si annulla, ok? Toccando questo reagisce allo stesso modo nella prima fase? Scompare. Ok. Quindi... Tu devi partire sempre da qua, quindi il primo percorso lo fai da qua, devi partire da qua e andare verso il resto, capito? Sì, okay. Ok, quindi toccando questo toccando questo, che succede? Già appena tocchi il primo. Ok, prima si era illuminato.
No, vabbè, quello. Mi stavi dicendo, scommetto che stavi sperimentando. Ok, ok. Allora questo qua. Ovviamente... Ah no, scusami. Niente. Prova se posso, Cioè, sì, ragazzi, potete, dai. Non diamo soluzioni, ma riflettiamo ad alta voce. Allora, armonizzare l'accordo. Allora, l'accordo, l'armonia può anche essere a due note, a tre, a quattro. Io pensavo l'accordo, infatti, a tre note. Armonicamente potrebbe essere a tre note, quindi Io pensavo a 1, 3, 5. No, così è che secondo me armonizzare è la prima colonna, invariare è la seconda, crescere è la terza. La frase va letta: saper stare al mondo significa armonizzare l'invariare e il crescere. Perfetto, quindi il primo rettangolo grigio dovrebbe essere l'armonizzare, il secondo dovrebbe essere l'invariare e il terzo dovrebbe essere il crescere. Quindi come fai ad armonizzare, ad esempio, nel primo? Perché armonizzare, tu puoi fare una do, poi ci metti un mi, quindi potrebbe essere il pallino 1 e 3. Il primo e il primo della, i primi due, no? Della prima colonna, potrebbe essere un'armonia a due voci. Perché, capito? Non lo so. Mi potrebbe essere anche un po' più semplice. Cioè, il fatto di dover armonizzare l'invariare e il crescere potrebbe essere un'indicazione su come passare da una parte all'altra, da una serie di punti. Allora lui mi ha detto che io devo invariare, che devono essere uguali. Allora io non ho capito se ne devo prendere uno solo, quindi una tra questi è la cosa che tocco e che è corretta, oppure se, come mi ha detto il master, lui dice devi trovare un percorso, quindi io stavo ragionando più graficamente, quindi in quel caso sarebbe uno da una colonna e uno dall'altra colonna, capito? A prescindere. Esatto, sì, esatto. Appena tocchi comunque, sì. Vedi, ora, per esempio, l'hai toccati così, appena già tocchi il primo, Buono. Quindi io banalmente mi potrei mettere a spippolare con ciascuno di essi fin quando non mi si illumina quello corretto. Sì, ma quanto ci metterai, dato che devi fare sei colonne e poi ogni volta che sbagli si annullano tutto? Devo ricordarmelo, me lo scrivo in un foglio di carta. Ok, puoi provare a risolverlo oppure... Quindi nella prima li ho provati tutti, a parte gli ultimi due. Quindi vado per sequenza. Aspetta, fermo un attimo. Nella prima... Nella prima verticale, nella prima colonna verticale. Non li ho provati, ancora stavamo spizzuliando. Se vuoi cominciare, possiamo cominciare... Ok, cominciamo. Ok, vai. Provo a illuminare questo. Succede qualcosa? No. Appena porti la luce lì. Ok. L'armonia. Provo a illuminare questo, ma questo mi hai già descritto che non... Oh, scusami, era questo, giusto? Sì. Ok. Ok, l'ultimo che rimane o è questo o è il secondo. L'armonia. Prova a pensare una cosa. Il primo pallino, quello là a estrema sinistra, che pallino è? Vuoto. È un pallino vuoto. Ok. Quindi saper stare al mondo significa armonizzare l'invariare e il crescere. Il primo pallino è un pallino vuoto, quindi che cosa vuol dire? È un pallino vuoto, quindi... Sì, però cerca di interpretarlo. Dipende, allora, se intendi in termini musicali, ok, se intendi in termini simbolici, è un altro. Non sono un esperto di musica. Capito. No, non sto parlando, non andiamo... Quindi se io devo ragionare in spartiti... Tipo, no, quindi tra virgolette, immaginando che questi siano dei tocchi, no? O delle note, tra virgolette, è un conto. Se io devo immaginare che questo sia un percorso, che questo sia un percorso, come se fosse praticamente un labirinto, ma fatto con questi rulli all'interno del carillon, è un altro conto. Qualcuno in chat l'ha risolto. Allora, non guardare la chat. Allora, dunque, il primo pallino è il pallino di partenza, che è vuoto. Quindi l'invariare
è il crescere. Quindi stiamo partendo da un pallino vuoto che equivale allo zero, ok? Quindi c'è una strada sola che puoi seguire, l'invariare o il crescere? Ci sono altri zeri? In che senso? Nella prima colonna ci sono... Se il pallino vuoto è uguale allo zero, ci sono altri zeri nella prima colonna? No. Non ne vedi altri pallini vuoti, no? No, in questo senso no. Ok, questo è il concetto. Beh, ma non ci sono zeri da nessuna parte. Quindi, cosa vuol dire? Se non ci sono altri zeri, vuol dire che il primo passo non è invariare, è crescere. Quindi da zero a cosa si passa? Vuol dire se non ci sono altri zeri, se non è l'invariare, è il crescere. Allora, il primo pallino è un pallino vuoto, che equivale allo zero. Ci sono due strade, invariare e crescere. Nella frase si suggerisce che puoi o invariare o crescere. Ok. Benissimo. Invariare vuol dire mantenere lo stesso numero. Siccome altri zeri non ce ne sono nella prima colonna, ok? Quindi bisogna crescere. Da zero si passa a? In questo senso. Ok, vabbè, a uno, quindi è questo quello corretto? Esatto, appena passi, ping, si sente una piccola nota. Quindi poi quest'altro. Dum. Ok. Quindi siamo a 2. Allora 0 più 1 o è 2 o è 0. Immagino che sia 0, presumo, o è 2. Quindi supponendo che nella prima colonna verticale non c'è nessun pallino che abbia 1, vuol dire che abbiamo 2. Quindi forse facendo così succede qualcosa? Quindi... ancora una nota. Ok, siamo quindi ci sono 2, 4, quindi probabilmente non è questa la soluzione. C'è un altro che è che è 0, sì, forse è questo, sarebbe 1. Non ho capito un cazzo della vita. Hai seguito il ragionamento? Sei andato a scendere, no? Da 2 saresti passato a 1. Non devo mantenermi sempre. Cioè, io qua l'istruzione ce l'ho. Devi saper significa armonizzare tra invariare e crescere. Io qua ho la soluzione, no? O rimani uguale. Quindi deve rimanere uguale. Quindi se dobbiamo avere come risultato 0, aggiungo 1, tolgo 1, 0. Okay. Non fare caso alle mie linee. Non ti preoccupare. Okay. Quindi 0. Okay. E quindi c'è l'invariare, no? Cioè avevamo 0, abbiamo riottenuto 0. Se ora otteniamo 2, e 2 era quello corretto, giusto, quindi eravamo a 0. Ora abbiamo 2, tecnicamente. Mi serve un modo di nuovo per scendere a 0. Visto che devo ancora ottenere l'invariare, apparentemente. Però non ne ho uno con 2. Dove vuoi andare? No. Invariare e crescere. È più semplice di quanto pensi. No, vabbè, ma io lo sto facendo quasi a... È come quando ti blocchi con un tornello. Hai presente a cazzo. Non è a cazzo totale, è al 90% a cazzo. Lo so che non è il tuo regno, il regno degli enigmi, ma... Non ti preoccupare, c'è un po' di pelo. Non ti preoccupare. Solo che mi piacciono gli enigmi più, come dire, chiari nelle loro istruzioni, capito? Allora, diciamo che non era chiarissimo. Te lo dirò. Non è semplice, ma non è così. No, ma magari è una cazzata, però tipo, se qua ho l'istruzione, qua non so che cosa devo fare, perché non c'è un simbolo. Ti dico già che tu hai creato una regola che non era specificata da nessuna parte. Ti sto lasciando andare, ma hai creato una regola che... non era specificato da nessuna parte. Ma allora vedi che allora non ho capito quello che mi sta chiedendo l'enigma.
No, te l'ho spiegato più volte, nel senso che tu devi creare un percorso e devi scegliere. Scusa, aspetta. Allora, per come mi hai detto tu prima, ovviamente ne sto parlando da una persona che non l'ha ancora capito dopo 20 minuti. Tu mi hai detto, abbiamo zero, l'invariare. Ma che se non lo capisci vuol dire che è fatto male? No. Ma magari non sto capendo io, capito? Demonio, ma che perché cazzo? Ragazzi, mi dai una mano perché cazzo sta cosa mi mette a fuoco? Togli l'autofocus se ce l'hai come impostazione. Aspetta. Come si chiama sta videocamera? Anker. Care work, aspetta. No, comunque parla, non ti preoccupare. Stavo dicendo, tu mi hai detto, parte da zero. L'invariare o il crescere? Supponendo che parto da zero, immagino che l'unico disponibile che possa fare sia 1, no? Perché da zero, esatto, l'unico numero nel quale posso andare da zero è 1. Non posso andare di certo a 2 o a 3, perfetto. Esatto. E infatti ho fatto... Ting. Poi io ho pensato, ma aggiungendo un altro pallino, arrivo a 2 o arrivo a 0? E io ho pensato, probabilmente arrivo a zero, quindi 1 è sottrazione. Sta cosa dell'aggiungere, del sottrarre, non te l'ha imposta nessuno. E questa è la regola che ti sei autoimposto. Qua non c'è scritto niente, invariare o crescere. Chi ha detto sottrai? E allora dovrei fare due numeri, cioè dovrei fare due simboli di fila. Una volta. Vedi tu, ma non nessuno ha detto di sottrarre. È una cosa che hai creato tu. Va bene, allora siamo a 2. Ok, tum tum. 3, ce l'ho qua? No. Non so come andare avanti, perché da 2 non posso contare a 4. Hai due strade, invariare o crescere. Dopo l'uno che c'è? Ma il 2 l'avevo illuminato. Infatti l'hai illuminato, io te l'ho dato buono quello là. Tum, 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 sei arrivato a 3. E poi dopo era 3, tecnicamente. E quindi? Lo tocco. Tum, 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 tum. Poi sono di nuovo a 2. Apparentemente. Aspetta. Ricorda sempre, invariare o crescere. Quindi devo arrivare a 5. Esatto. Invariare o crescere. Proviamo. Tum, 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 tum. Se deve arrivare là, allora è 4 e poi arriva a 5. O è così o mi strappo i capelli su Twitch io. A 300 il modello. Strappa di capelli, va. Raga, vado, torno pelato, arrivo. Tipo va bene. No, ma vedi che l'avevi capito, non so l'ultimo cosa è successo. Scusa, qua, allora ho 3, devo arrivare a 5, giusto? Esatto. Quindi, nella mia testa è 3. Siamo a 3. Poi che c'è? Più 4. E ma poi arriva a 5. Allora, tu mi rifai il percorso, per favore? Hai fatto... L'ho fatto giusto, però lo sto pensando a cazzi miei. Non ci siamo capiti come fa. Allora, spiego il mio processo. Siamo a 0. 1. Giusto. Esatto. Perfetto. Invariare o crescere. Perfetto. 2. Siamo a 2. Giusto. Da 2 posso contare fino a 3. Tecnicamente sì, ma abbiamo qualcosa con tre pallini, no? Quindi invariare. Invariare, quindi rimane invariato. Da 2 rimane 2. E tu mi hai dato Felice. Felice, non fare gesti. Poi siamo ancora a 2. O faccio 3 oppure scendo a 1. Io ho provato. Ho detto invariare o crescere. Ok. Sei sicuro che non ci sia un tridente da qualche parte? Questo. Ok. Salgo a 3. A posto. Vado a 4. Oppure rimango a 3. Se rimango a 3, io infatti prima ho pensato, potrei rimanere pure a... potrei salire pure a 4. Però sono rimasto a 3 e andava bene, giusto?
In variario crescere. Vado a 4. Che cresci. E poi vado a 5. Fanculo. Vabbè, ok. Allora, aspetta. Tu mi risolgo gli enigmi di The Wanderer in un minuto. Quando la gente ci mette 4 ore, però in niente. Allora, non lo so. Era... Allora ti spiego, la cosa che fa... gli errori erano due. Intanto tu scendevi, che non c'era scritto. No, ma io ho ragionato a sottrazione. Ho ragionato ad addizioni e sottrazioni. E invece non c'era la sottrazione, c'era un crescere da 0 a 5. Esatto, punto, okay. Bravo. Esatto, però, tu, però... il tuo errore è stata la sottrazione. Perché anche l'addizione poteva andare anche bene. Perché ci restavi. Cioè, tu seguì, effettivamente, c'erano, potevi fare anche altri modi, perché per esempio tu hai fatto 1-1, potevi fare anche 1-2 e poi passavi al 2, capito? C'erano diversi modi per arrivare al 5. Se vedi le prime colonne, sì, tu hai fatto 1-1, okay, okay. Capito? Potevi o crescere lì o anche farlo dopo, capito? Ok, ok, boh, vabbè. Appena... Vabbè. Dai, però ci sei... Dai, ci sei, un applauso a Emily. Bello. È stato bravo. Bello. Bello. Dai, non era difficile, alla fine non era complicato come... No, non era complicato una volta capito l'enigma. Però saper stare al mondo significa armonizzare, l'invariare, il crescere. Quando si parla di musica poteva significare, cioè quei pallini potevano significare un sacco le cose. No, traccia vabbè, un percorso, non ti viene immediato che c'è da sommare o da... mantenere la stessa quantità di cose. Una volta si capisce, ragazzi. Allora, per me la regola d'oro in un puzzle è non specializzarlo. Che vuol dire non fare? Io non è che farei soltanto un puzzle per gli esperti di musica o gli esperti di matematica o gli esperti. Cerco di farlo sempre più generalista possibile, ecco, in modo che tutti possano accedervici. Io che cazzo ne so io di spartiti? Spartito la testa, mi sono sempre partita. Comunque, appena lo fai, Anvil, ci metto un po', facciamo da Helix. Ci metti un po', però nella calma della tua stalla, ci metti giusto tempo e lentamente, mentre queste strisce di luce prendono forma, improvvisamente, caro Anvil, ultimo scocco. Dopodiché non senti più nulla, perché improvvisamente tutto il pezzo che vedi evidenziato di un marroncino più chiaro cade all'indietro e svanisce in un buco, in una sorta di vuoto, in una sorta di... Cioè, mi si traccia proprio questa specie di foro davanti. Immagina che tu giri qua sopra, ok? Sì. A un certo punto cade all'indietro, rimani col dito sospeso in aria. Ok, però cade all'indietro come se si aprisse un portale o se esatto. Ci fosse un dislivello. È come se cadesse nel vuoto più scuro. Come cadesse in una... Ok, però la luce non filtra dentro, giusto? Quindi no, è nero, ok. Filtra. Quindi una vedi cosa quella mezza grafica magica. Vedi. Appena vedi questo, che un attimo ti fa sobbalzare il collo all'indietro, perché non ti aspettavi una cosa del genere, improvvisamente vedi che dal buco fuoriesce come una sorta di pensiero che ti contatta, che ti chiede di entrare nella tua testa, come senti bussare. Ok, agito il mio anello, quindi sì, glielo concedo. Il tuo anello, che simboleggia un cervello, si apre per un attimo e si richiude, come a dare la conferma del tuo volere. E una voce si fa strada nella tua testa. Grazie per i tuoi servigi. Ecco il nostro supporto.
vedi che dopodiché la voce si calma. Avvicina la mano. Senza battere ciglio, entro la mano. La tua mano affonda nel carillon, seguita dal tuo avambraccio. Vedi che il tuo braccio quasi scompare, arrivi fino all'altezza quasi della spalla. Non senti nulla, quando a un tratto senti come un'altra mano che ti tocca. Qualcuno che sta toccando il tuo avambraccio, ma questa mano non è vuota, ha qualcosa. Vuoi afferrarla? Sì. Questa ti lascia. Stringo un attimo la mano, come se... Immagino queste due mani, no? Ok? Mm-hmm. Io prima di prendere l'oggetto, appoggio il pollice sul palmo, qualcosa del genere. È ruvida. Senti come delle squame. Come delle... Come una pelle... rigida, seghettata, ma quando passi i due polpastrelli vicino ai suoi, senti la perfezione della seta. Ok. Dopodiché lascio scivolare la mano, la porto un po' più indietro per afferrare quello che mi sta porgendo questa mano. Quello che, mentre lo tiri via, ti dico le sensazioni delle forme che senti. Senti, hai presente un cono? Sì, immagino tu abbia presente un cono. Ok. Immagina una bottiglietta fatta a cono. Ok, quindi una specie di ampolla triangolare quasi. Sì, una sorta, sì. Però vedi che questo cono è tipo, non è completamente, cioè non, i suoi lati non sono lisci, sono seghettati come le facce di un diamante, ok? Ah, ok. Quindi appena la tiri via, fuoriesci questa ampolla e vedi, ti ritrovi dalle mani un'ampolla grande quanto il tuo palmo della mano, e improvvisamente, guardandola, ti rendi conto di avere tra di mano una sorta di pozione con un bigliettino. Che cosa recita il bigliettino? Il bigliettino recita soltanto due parole. Scusami, quattro parole. Vola alto, amico mio. Dopodiché, non appena questa cosa succede, il carillon si chiude improvvisamente, scuote e senti nuovamente. E nella tua testa ci risentiamo tra 24 ore. Annuisco. Telepaticamente annuisco. Affermativo. Telepaticamente affermativo. E osservo questa ampolla mentre il carillon si richiude. E ci giochicchio un po', interrogandomi perché mai una cosa del genere ora. Dopodiché, senza farmi troppe domande, me lo metto nello zaino e torno ai miei affari. Un po' incuriosito da questo modo di fare, criptico e molto dritto al darmi questa cosa, ma non ho ancora capito perché, in realtà. Quasi ancora preso dall'enigma. Però, dopo poco, ci sono abituato, tutto sommato, comunque... Cose che mi sono oscure all'inizio e che poi scopro dopo. Sono soltanto una marionettina, per certi versi. E la cosa non mi dà fastidio. Va bene, mi rimetto al lavoro su ciò che stavo scrivendo. Il carillon smette di produrre qualunque suono, Alex. E ritorna a essere una scatola inerme. La vuoi rimettere a posto nel tuo zaino? Sì, la rimetto dove è sempre stata. Ok. Il meccanismo non produce più nessun suono. La scatola è ben chiusa, riesci a constatarlo mentre la stai spostando verso il tuo zaino. E ti rimetti
seduto. Alex, voglio farti due domande. Mai. Come poi le farò agli altri. Perché l'altra volta ho detto una cosa e non me la sono dimenticata. L'altra volta ho detto... che il tempo è passato e gli orologi segnano il tempo che passa. Alex, cosa farai quando arriverà il verde? Cioè? Riformulo. Cosa farai quando il cielo si tingerà di verde? Dammi la risposta che più ti senti. Allora, se il cielo dovesse tingersi di verde, io sicuramente non starò lì ad osservarlo. Probabilmente sarò altrove. Con un altro scopo. Io sono soltanto uno spettatore in questa folla, uno spettatore che non ha pagato il biglietto, ma sono in platea in questo momento. So benissimo che non sono uno degli attori protagonisti, so benissimo che il mio destino è vedere certe cose, ma non viverle. Non spetta a me. Tanto ritorniamo su Phandalin e chiedo a Finn, che si avvicina alle scale della locanda mentre le sta per scendere. Finn, tu cosa farai quando il cielo si tingerà di verde? Resisterò fino alla morte. È Lordo che ancora condivide la stanza con Aruk, inondata dal calore del fuoco. Lordo, cosa farà quando il cielo si tingerà di verde? Inizio a tremare. Come? Inizio a tremare. E mentre Aruk cerca di tenere gli occhi chiusi, cosa farà il nostro Rook quando il cielo si tingerà di verde? Cercherò di andare avanti con i miei compagni in modo da dare quel minimo di supporto che potrebbe fare a Rook. È bello che mi abbiate risposto, perché ricordo ancora quando osservavo dalla montagna più alta di tutti i reami dimenticati che per un attimo in lontananza vidi una cittadina tanto piccola quanto condannata. Sì, laggiù, per un attimo, il cielo divenne completamente verde. Aruk, nel momento in cui i tuoi occhi si riaprono, Elix, nel momento in cui la tua penna per un attimo smette di scrivere per sgranchirti la mano, Finn, nel momento in cui le scale finiscono e i tuoi occhi incontrano il vetro trasparente del piano terra della locanda, e Lordo, nel momento in cui
scendi giù dal letto e i tuoi occhi finiscono su il riflesso della luna che passa attraverso la finestra, chi ha occhi per guardare il cielo vedrà qualcosa di molto strano. Sapete come funziona uno tsunami, ragazzi? Come si presenta, come si presenta proprio uno tsunami? Cosa succede? C'è la risacca. Mm-hmm. Dopodiché lentamente vedi all'orizzonte. Il mare si ritira prima tutto. Esatto. E se questo dovesse succedere col cielo? Se le nuvole si ritirassero tutte come a rientrare all'interno di un buco? Come a richiamare tempesta? È quello che succede sopra Phandalin. Le nuvole si raggruppano, si ritirano, come se venissero inglobate nel cielo sopra di esse. Una luce forte viene richiamata all'interno e sentite questo strano suono. Un fulmine completamente verdastro illumina il cielo di un verde orribile. Il fulmine colpisce una casa. Questa va a fuoco. Un fuoco verdastro si innalza in aria. La gente inizia a gridare. Un tremendo fragore si impadronisce di Phandalin. Tutti voi istantaneamente sentite che il terreno sotto di voi è come se iniziasse a battere. Il vostro cuore inizia a battere spaventosamente. E in lontananza, Rook, dei suoni martellanti, come se venissero e ti richiamassero da lontano. Le scosse talmente potenti da far risuonare l'aria con queste sorte di come delle scariche elettriche che hanno mangiato l'aria intorno a voi. Ve lo chiedo da gruppo, cosa volete fare? Io voglio correre fuori a vedere cosa è successo. Io rimango imbambolato alla finestra. Helix. Io, come ho già detto, qualora il verde sarebbe venuto, sarei stato uno spettatore. Osservo il cielo, ma dal riparo di quella stalla per il momento. La casa è vicina alla stalla dove sono io. Vedi il fumo risalire in aria, non è probabilmente a una strada oltre la tua, quindi non la vedo. Un isolato, va bene. No, vedi soltanto il fumo risalire. Va bene, allora lascio perdere quello che stavo facendo, mi rimetto il cappello, mi gratto la testa per un attimo e mi avvento sotto la pioggia, camminando verso quella casa. Non appena tutti quanti vi gettate per strada, volete recarvi tutti lì? Io mi avvicino all'ordo, sussurrando, guardando fuori nella finestra. Maruhor, l'orto, Helix e Finn sono fuori, dobbiamo aiutarli, non possiamo rimanere qui.
Io mi... Non so se avete presente la scena in cui Gandalf e Pipino guardano il fascio di luce da Minas Morgul, da Minas Tirith, no? Guardano, e che c'è quella cosa. Io la immagino così la scena. Non dico niente, lo seguo, barcollante. Mi giro e lo seguo. Corriamo anche noi allora in strada. Io proprio... appena uscito fuori dalla locanda, schiocco le dita e appare il giudizio nelle mie mani. Dunque correte tutti lì. Vi rincontrerete vicino una strada di Phandalin. Volterete l'angolo. Chi arriverà un secondo prima, un secondo dopo, vi rincontrerete tutto lì. Lì davanti. Davanti a questa casa inebriata da fumo verde e fuoco che ancora arde nei pezzi di legno. Nel momento in cui arrivate lì davanti, vedete che c'è moltissima gente, riuscite a vedere Gundren, Arbin, che si accalcano, dicono spostatevi, spostatevi! La gente si accalca lì. È la casa di sorella Garele, spostatevi! Cazzo. Ok. Quando sento la casa di sorella Garaele, io corro dentro, cioè mi faccio stare largo tra la folla il più, più velocemente possibile e voglio palesemente lanciarmi dentro. Ok. Mi hai anticipato, volevo fare la stessa cosa. Vieni fratello, anch'io. Andiamo in due. Andiamo in tre. Rincrocio figlio. Forte. E senza dire una parola, lo guardo solo con aria di consenso. Io invece non entro. Voglio cercare di capire che cosa stanno dicendo Arbrin e tutte le persone intorno. Non mi occupo più di esserci lì davanti più che entrare e gettarmi dentro le fiamme. È come se per un attimo tentennassi. Arrivi lì davanti. Vedi che la gente è spaventata a vedere queste fiamme verdi che piano piano si dissipano ma che ancora ardono. Poi quello che vedi è che c'è Arbin pietrificato e Gundren invece che ti viene incontro, ti afferra da un lato. Erix, che cosa diamine è successo? Che cosa? Non ho idea, è successo molto velocemente. Un fulmine verde qui. Lei pregava Timora, giusto? Sì. Sì, certo. Guarda il cielo. Com'è il cielo adesso? Normale. Sì, l'arancia verde. Sta succedendo qualcosa di strano. Molto strano. Un fulmine verde? Ma che... Quale diavoleria? C'è una magia in grado di fare questo? Spero soltanto che stia bene. Spero soltanto che si sia salvata e che... Dovreste conviverci con queste cose. Siete sotto il bersaglio di qualcuno o qualcosa molto più grande. Gundren ti guarda, Erix. Vedi che gli mancano letteralmente le parole. Erix, ti prego. Che cosa può essere... Salvateci da nazione, che cosa... Chi è che ci ha preso di mira? Che cos'è che sta succedendo? Io vorrei dire così tante cose alle persone in questo momento che non dico niente. Osservo soltanto il cielo e spero che non arrivi un altro fulmine. Però appaio visibilmente preoccupato. Non dico nient'altro, non ho parole. Lui, vedi che... Aspetta che... Io ho tolto l'autofocus, ma comunque non mette... Boh. Vabbè. Vedi che... Non lo so, ragazzi, mi dispiace, non capisco... L'albero di Natale l'ha cursato. Non sto scherzando.
Guarda, allora la soluzione è una sola: rimetti l'albero di Natale, prima si vedeva benissimo. Sì, infatti. No, però sul serio, cioè a me sta cosa dà parecchio fastidio, perché non lo so. Ma tu come sorgente in Video Ninja cosa hai messo poi? Hai messo il software? Sì, certo. Allora, aspetta, vedo, riapro. A parlare di sta cosa in un momento simile, come vi permettete? Vabbè, ok, ragazzi, fottitene. Allora, vedete che l'uomo, il nano, è palesemente preoccupato. Qualunque prezzo, Helix, ti prego, risolvete il problema. Ci stiamo provando tutti quanti, ma capite benissimo che un fulmine si avventa nella cittadina di Phandalin. Questo non è sotto il nostro controllo. No, non che non lo è. Cosa dovremmo fare noi da soli? Voi siete avventurieri, avete già salvato questa città. Chi è che sta parlando esattamente? Undren. Ok. Mi chino alle sue orecchie, visto che è un nano. Chiudo gli occhi, mi aggiusta il cappello. Fossi in voi, scapperei. Andate via. Questo è più che un presagio. Questa è la certezza che un destino nefando vi aspetta, amici miei. Come? Lui ti guarda e dice... Posso dire a questa gente di andare via? Vedi che ti sposta tipo due file più indietro. Non posso dire a questa gente di andare via, Helix. Qui la gente, ci sono anziani che vogliono morire qui. Hanno tutta la loro vita qui. Già. Probabilmente andrà così. Morire qui, eh? Io per la prima volta un Gundren... Non mi atteggio in modo glorioso, in modo positivo, in modo... Sembro veramente quasi un'altra persona che in questo momento. Sono veramente molto scosso da quello che ho visto e da quello che sta succedendo, perché era iniziato come un'infiltrazione goblin. Questo è tanto altro e la gente deve vedere che degli avventurieri non possono fare nulla. Quindi lo guardo e gli dico: ma allora conviveteci, perché riaccadrà, ne sono sicuro. Ci stai dicendo di scappare piuttosto che... O meglio, ci stai dicendo che lasceresti perdere piuttosto che combattere questo male? Io lo farò. Non è detto che possa fermarlo. Parlerò con Armin. Vedremo di convincere la popolazione. Sì. Ma sarà dura. Stai chiedendo a tutti di lasciare ogni cosa. Ci sono stati tanti crocevia che poi sono stati abbandonati per molto di meno. Troll, orchi, goblin. Qui abbiamo a che fare con... L'hai visto? Magia. Molto potente. Ci sono druidi qui nei dintorni? No, non ho mai sentito di circoli druidici qui vicino. Questo è un grande problema. Cosa può essere? Hai qualche idea? Questa conversazione ovviamente occuperà circa 3 minuti, nel senso che narreremo poi cosa succede. Fulmini dal cielo. Gli unici che possono manipolare il cielo sono i druidi. Tu mi dici che non ci sono circoli druidici qui nei dintorni. No, ma anche stesso questa città è sempre stata molto... Abbiamo sempre dato il benvenuto ai druidi che si sono presentati qui in passato. Non avrebbero motivo. Nessuno a Phandalin ha fatto qualcosa di così sbagliato. Poi si ferma per un attimo. Voi avete detto che c'era un mostro qui. Sì. I marchi rossi che abbiano fatto qualcosa. I marchi rossi non esistono più.
avevano a che fare con i goblin. L'avete detto anche alla riunione con Arbin. C'erano dei goblin, degli uomini che sono venuti qui attraverso un portale. Sorella Garael, eh? Spero che stia bene. E torno il mio sguardo rivolto verso la casa. Mentre il tuo sguardo si rivolge, preoccupato, voi entrate all'interno di questo fumo verdastro. Master, domanda, sta ancora piovendo? Sì, sta ancora piovendo. Scusate, okay. ho tolto il suono per non dare fastidio, ma sta ancora piovendo. Ok, visto che sta piovendo, siamo bagnati d'acqua, immagino. Sì, il fuoco non c'è praticamente più, è rimasto soltanto il fumo che sale dalle braci. Io comunque uso l'acqua che ho addosso, perché sarebbe la componente materiale, per castare l'armatura di Agathys. Castarmi addosso l'armatura di Agathys. Vedete che improvvisamente sul petto del vostro compagno si forma una brina solida che piano piano scompare sulla sua pelle. Master, scusami, sì, allora, meccanicamente abbiamo fatto un riposo lungo? Ancora non è finito. Ok, a posto, grazie. Niente, allora io in silenzio sono ancora scosso, seguo loro, non dirò una parola. Master, hai detto che il fuoco non c'è più, giusto? No, soltanto fumo verdastro dalle braci. Allora, mentre passo, cercando sorella Garael all'interno... Io, tra l'altro, comincerò a urlare il nome di Garael per cercare di... Sfondo ogni finestra che ancora magari è chiusa, qualora ce ne fossero ancora, per cercare di velocizzare la fuoriuscita del fumo. Entrate all'interno della casa, vi fate strada come potete. Il nome di Garael inizia a risuonare sia dall'esterno che dall'interno. Elix, senti che la folla intorno a te dicono «Sorella Garael! Sorella Garael!» Piano piano gli uomini si fanno coraggio e iniziano a avvicinarsi alla casa. Voi tre, che siete entrati prima di tutti, venite investiti da questo muro di fumo e lentamente, mentre cercate, e tossite per il troppo fumo. Mi fate un tiro salvezza su Costituzione, classe difficoltà 15. Accidenti, so. 15 addirittura. Ah, accidenti. Oh, c'era quel 17 così vicino. Volano sti tiri. Vai, ispiratevi voi che potete. Vai, io credo in no, master, uso l'ultimo utilizzo di Fortuna dei Molti. Vai. Arrivo a 15 bravo. Precisi. Ok, fortuna di me due sono entrati con te, quindi giusto. Esatto. Haruk, tossisci, resisti al fumo. Il tuo petto brucia. Vedi che le tue vene per un attimo hanno cominciato a saturarsi di una tonalità verdastra, mentre voi due vi perdete nel... nei colpi di tosse. Stupido fumo. Coprimi la bocca. Io mi strappo un lembo di maglietta. Proprio Haruk non è vestito bene. Haruk è vestito molto alla bene e meglio. E non è il vestiario quello che gli interessa. Strappo in un punto magari già danneggiato un lembo della maglietta di Haruk. E me lo copro, me lo leggo tipo bandana a coprire naso e bocca. Io, master, io esco. Mm-hmm. Ma non per paura. Se ho fallito il TS, io di roleplay vuol dire che ho gli occhi che non ci vedo niente, pieni di lacrime, sto morendo soffocato. Entro, okay. Riesco, crollando a terra fuori, sputando fumo. Ok. Mentre Lordo esce dalla casa, vedete che il fumo si fa troppo, ma è così bianco adesso
che lascia intravedere una sagoma in piedi sul fondo della casa. E questa sagoma, vedete che proprio lì, in mezzo, di tanto in tanto, mi avvicino subito. Anch'io. Io sto continuando a tossire a costo di arrivarci a quattro zampe, continuo a muovermi verso quella sagoma. Mi Arunque, avvicino. Sì. Ti avvicini sempre di più, talmente tanto. Sempre di più, che non senti più la pioggia. Ma la pioggia viene sostituita dai colpi. Ogni passo che ti avvicini, il fumo ti accarezza il viso, si sposta. Non appena arrivi là davanti, ti si para davanti questo volto. No! Vedi due occhi illuminati dal verde e dal viola, dei colori che si mischiano sotto la sua pelle, come luci che si muovono sotto la superficie, i capelli bruciati dalla forza del fulmine, la testa colpita, il volto raggrinzito e squarciato, mentre delle vene sotto la pelle brillano potentemente. E la sua pelle, piano piano, cade per terra. La donna poi vi guarda. Mi guarda dritto negli occhi. Vengono da lontano. Poi, improvvisamente, vedi che dalla sua bocca si muove qualcosa. I suoi occhi diventano improvvisamente bianchi. La sua mascella quasi si spacca. La sua gola si irrobustisce, gli ultimi capelli cadono, e davanti ai tuoi occhi, Aruk, qualcosa stava uscendo, per poi fermarsi, ritornare nella gola, ed esplodere in una melmaglia rossa. Ti scoppia in volto, e voi, rimasti indietro, venite anche bagnati da questo sangue, mentre la testa di sorella Garaele rotola per terra. Il suo collo, vedete all'interno del suo collo due escrescenze che si muovono, e con un ultimo rantolo si piegano, e il corpo cade a terra. Passo una mano sul torace, prendendo quello che è il sangue che mi è arrivato addosso. Mi giro verso Finn. Ti prego, Finn, dimmi che l'ho solo immaginato. Finn sta piegato in due, ancora tossisce, non riesce a staccare gli occhi dalla testa di Garaele, che sta lì a un passo.
No. No, Rook. Non l'hai sognato. Allora, che cazzo era quello? Helix, dalla folla adesso il fuoco si dissipa e vedi i tuoi compagni inondati di una marea di sangue. Gundren fa: ma che cosa è successo? Io, Master, quando usciamo prendo il corpo di sorella Garaele. Prima di uscire, chiaramente, cerco una... un lenzuolo, una tovaglia, un qualcosa per coprire il corpo. E la porto fuori proprio a braccio. Fili invece cercherà una tenda, un qualcosa con la quale coprire la testa di Garaele. La porterà fuori cercando di non farla troppo notare, più coperta possibile, stando dietro ad Aruk. Vicino a lui, in modo tale da che la visuale su quello che sta portando tra le mani sia abbastanza coperta. Mentre vi spostate, Helix, cosa fai? Niente, rimango lì. Li osservo. Sto pensando... dico a Gundren, domani partiremo. Non so dove ci porterà il nostro viaggio, ma partiremo. Non per un'altra Gundren causa. Continua a guardare avanti. Non per un'altra causa. Per voi. Nelle viscere di questo luogo. Perché è da lì che vengono. Domani si parte. Non ci sarà nessuno a proteggere questo villaggio. Aruk, lo sento Helix che dice questo. Aspetta, aspetta. Gundren ti risponde continuando a guardare avanti, come se parlaste, ma qui ti risponde: qualunque cosa vi possa servire, se è in mio potere, l'avrete. Non so che cosa si nasconda là dentro, Helix, là sotto, da qualunque fetido antro venga questa maledettissima magia, ma liberateci a qualunque costo, non mi interessa. Scappate. Scappate. Ci sono battaglie che non possono essere semplicemente vinte. Scappate. Stanotte stesso parlerò con Armin. Aruk, cosa stavi dicendo? No, volevo dire esattamente la stessa cosa che ha detto Helix. Proprio al domani partiremo, volevo dire fuggite. Semplicemente quello. Arrivate lì davanti. Tutti quanti in silenzio osservano questa salma che è portata tra le mani. Nella tua testa, Rook, suonano ancora queste martellate che ancora non hanno senso. Cerco di farmi forza. Fisicamente sono al limite. La giornata è stata lunga. Mentalmente sono a Rook particolarmente provato. Ma ho un po', vedendo la preoccupazione, il lordo, la preoccupazione probabilmente per una delle prime volte in Helix, cerco di resistere in qualche modo ai martellamenti nella testa e vado avanti. Non so se riuscirò a resistere o quanto, ma quello che potrà fare lo farà,
senza tirarsi indietro e passo dopo passo andando avanti. Lordo. Il meta mi uccide, però, mamma mia. Ok. Io, Lordo, è stato lì a vomitare un liquido nerastro, a stropicciarsi gli occhi e cercare di riprendersi. Quando soffre così tanto, torna uno stato ferale. Così fa dei grugniti, dei versi, dimenticando qualsiasi pervenza di civiltà. Però poi si riprende e con gli occhi bruciati, quindi vedo e non vedo, vedo tutto opaco, e vedo Aruk che c'ha in mano la salma coperta da un lenzuolo, giusto? Uh-huh. E Lordo sì. Apre gli occhi, guarda, cerca di mettere a fuoco. E guardo Aruk per chiedere conferma. Non gli dico niente, lo guardo. Lo sguardo di Lordo è pesante più delle martellate nella testa. Proprio ti guardo e distolgo lo sguardo immediatamente guardando verso terra. Gli ultimi passi prima di uscire dalla casa sono rivolti a Finn. Finn, cosa fai? Tu sei tornato indietro, hai detto. Io ho raccolto la testa di Garael. Ah, giusto, sì, scusami, perdonami. E poi ho seguito immediatamente Aruk. Praticamente lo sto seguendo passo passo. Ho un obiettivo in testa in questo momento. Ne avevo due, adesso ne ho uno solo. Devo parlare con Gwyn. E dobbiamo dirle di Garael. Deve esaminare il corpo, soprattutto dopo quello che abbiamo visto. Penso di averlo intravisto anch'io nonostante la tosse. Domanda. Quello che ha visto Aruk non l'ha visto nessuno. Ok, allora devo parlare con Gwyn e dirle di esaminare il corpo, perché comunque è stata briccata da un fulmine verde. E mentre, se c'è altro, ragazzi, che volete fare, ditemelo adesso. E mentre ci avviciniamo alla fine di questo riposo lungo, Aruk, le martellate che ti suonano in testa, nel silenzio, mentre tutti stanno a guardare questo corpo diviso a metà, per un attimo, le martellate non ti sembrano più martelli. La campana è a morte. E concludiamo così la sessione, che la prossima volta si avvierà direttamente dall'indomani mattina. Ding dong! Che dire, ragazzi? Abbiamo iniziato pieno di scherzi e risate. Io non ci vengo più. Sti giovedì e ste domeniche non ci vengo più. Il primo orologio è scattato, ragazzi. Il primo prezzo è stato pagato. Se questi devono essere posi lunghi, ragazzi, fumo solo short rest. Ma veramente? Oddio. Allora, tutti short rest, mi prendo i livelli di parliamo un attimo. Parliamo un attimo. Tanto Embil, grazie, passaci sul talk. Sì, passo direttamente sui credits, sì. E non ci gioco più a sta campagna. Basta, no, me ne vado. Allora, con calcio le palle. Caldo, ragazzi, parliamone. Dunque, parliamone un po'. Sono successe diverse cose stasera, l'abbiamo messo un pochettino a fuoco, è stata una sessione appunto di, diciamo, è stato un riposo lungo un po' più diverso dal solito. Volete fare un riposo? Un riposo, ho fatto riposare, ma il prezzo
Non ci fare riposare, per favore. Fatto un indebolimento e via, almeno. Mai più un riposo lungo. Allora, dai, parliamo un attimo delle cose che sono successe. Dai, cornetti a caldo, impressioni e soprattutto teorie anche dalla chat, ragazzi. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate, cosa pensate che stia succedendo. Dicono non dormite più. No, non sono d'accordo. Siamo tutti d'accordo, penso, in questo. Non dormiamo. Allora, ragazzi, consiglio come si faceva ai vecchi tempi, morale della favola: non dormite mai. Mamma mia, perché no, quella... easy. Non mi aspettavo questo evento cataclismico. No, cioè, mi aspettavo un assalto di chissà che, ma un fulmine dal cielo, no. E poi lei che dice vengono da lontano, io penso a qualcosa che viene da altri pianeti, eccetera eccetera, penso ai Mindflyer o cose del genere, i tentacoli che si aprono, no, qualcosa si diavolo. A me ha ricordato Half-Life. A me questa avventura dall'inizio mi fa pensare un po' ad Half-Life, coi combine, con le quelle vibe. Io posso dire una cosa? Vai. Controversa come cosa. È un'opinione controversa. Dici. A me, ovviamente il tuo mastering è incredibile, così, questo evento non è piaciuto. Mi piace. Perché? Perché è esattamente quello che... Sai l'espressione un fulmine a ciel sereno. Ok? Ora il cielo non era esattamente sereno. Però io preferisco una gestione della tensione molto più lieve, ma costante, in crescendo, no? Ora, un avvenimento così... Cioè, secondo me sono successe troppe cose di fila per far sì che sia plausibile che la popolazione rimanga qui. Cioè, ora io da Helix gli ho detto scappate, ma verosimilmente la gente dovrebbe essersi trasferita già al primo attacco goblin, anzi al primo... segnale che se stanno in culo a oggetti, ma non si sa chi è. Allora, già, aspetta, perché ci arrivo. Però, lasciando stare questa cosa che magari è gestita, magari è data in pasto un po' ai giocatori, cioè possiamo e non possiamo influenzare questa cosa probabilmente, anche col supporto di un buon master, perché magari l'avventura non lo prevede, magari, o magari sì, però il master ti permette di interagire, far sì... Fermo restando che nella popolazione ci saranno magari vecchi, bambini, comunque persone che magari non hanno altro luogo in cui spostarsi, quindi sicuramente non diventa un villaggio fantasma. Però non so se c'è veramente nell'avventura proprio tempesta in cui arriva un fulmine e si è sciotta Garaele. Molto scenica, molto alla Stranger Things mix The Boys... come scena, mi ha fatto pensare a queste due cose, a me. Un po' sì, a Stranger Things, questo cielo verde, questa minaccia incombente, imminente, questa ansia scenica, e questo splatter alla The Boys. Ma io so che questa avventura è molto cruda, che enfatizza un sacco questa cosa. Ma... non me l'aspettavo, però avrei voluto vederla forse questa cosa in modo lievemente diverso. Non so, c'è qualcosa che... Non mi ha convinto tanto l'evento del fulmine che sciotta Garaele, per me. Vabbè, alla fine è un punto di vista. Cioè, sì, sì, proprio mia cosa personale. Sì, che penso, invece, la campagna, questo lo chiedo al master, la campagna è strutturata per far sì che nasca un po' di affezione nei confronti di sorella Garaele? Cioè, a parte il fatto che ci ha curato tutta la prima parte della campagna, che è dall'1 al 5, quindi c'è molto contatto con Phandalin in quella prima parte. Sì, ma io parlo proprio di sorella Garaele, perché sorella Garaele è una delle persone più buone all'interno del villaggio. È stato un caso però che noi abbiamo avuto così tanto buon'anima. È stato, tra virgolette, un caso il fatto che abbiamo legato così tanto con lei. Sì, io per questo dico tutti, cioè nel senso che prestai tutti i personaggi, poi decidete voi cos'è. Appunto, quello che mi chiedo è, cioè, nel manuale c'è scritto che un fulmine si ammazza la Garaele? No. Ah, pensavo fosse nel manuale. No, okay. Allora questo evento si presenta in questi eventi si presentano in altro modo.
Ok. Però li ho percepiti, cioè mi piacciono come l'hanno presentati, ma secondo me diciamo che hanno fatto il un po' la cosa del tutto è subito. Ok, ho capito. Quindi se questo è stato, Tembil dice per esempio che è stato plateale. No, ma non, quelli, a me è piaciuto quelli, invece. Quelli che hanno fatto erano ancora un po' ancora più plateali, perché no, non avrebbe preso una macrozona. No, certo, poi a me è piaciuto invece proprio, infatti mi chiedevo, è un caso che sia stata proprio sorella Garaele? No, 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 io ho fatto... allora mi è piaciuto tantissimo. Sorella Garaele è stata... è proprio... c'è l'idea della tempesta e del fulmine? Del cammaltempo sì, cioè dei questi segni meteorologici sì. Ok, dei fulmini verdi che colpiscono le persone, no, succede altro. Perché questa cosa, io l'ho immaginato un po', e per questo ho fatto la domanda del druido, perché in realtà questa cosa mi ha fatto pensare subito a, cazzo, hanno contagiato, o addirittura potrebbe centrare anche un circolo druidico. E questa faccenda sarebbe stata interessante. Appena loro mi hanno detto no, nessun druido qua intorno ai Phandalin, io ho pensato ok, magari è un'aggiunta che ho fatto il master. Ma sai cosa non mi convince? È proprio l'artificio narrativo di un fulmine ti prende per ucciderti. Cioè, a me sarebbe piaciuto un approccio un po' meno fantasy, tra virgolette, anche se giochiamo un fantasy, più realistico. Tipo, questa cristiana si ammala e si trasforma in questa cosa, no? Perché magari è entrata a contatto con la pietra, perché magari ha fatto una cosa che non doveva fare. Più Carpenter. O addirittura si suicidava. Tu dici, minchia, la chierica di Timora, super gioiosa, super felice, super buona, si suicida. No, perché non è questo quello che prende l'avventura verso la fine. Appunto, okay. Sicuramente c'è un motivo. Questa cosa qua che hai detto tu, figo, se fosse stata non più... cioè, avrei fatto robe più fantasiose, ma sì, vabbè, anche ci saranno stati un sacco di motivi per quelle fatte. Anche se ho messo il fulmine nel manuale, poteva essere, per non dirvi cosa c'era, poteva esserci la nebbia, poteva esserci ma non la cosa dell'ammazzarsi del tipo questa cosa qua, per esempio, si è ammazzato, non lo puoi porre perché non c'entra con la trama dell'avventura, perché non è quello il fine dell'avventura. No, ripeto, magari era impazzita, magari faccio un esempio da giocatore che non sa la trama, ok? Se una si sente il martello continuamente, che non può nemmeno dormire, tu immagina che impatto psicologico potrebbe avere in un commoner sentire sto martello continuamente. Le persone assolutamente sì, ma c'è un motivo. Capito? Se loro... c'è un motivo se, certo, per esempio, sotto questa del tizio, dei marchi rossi, che non c'è nel manuale, l'ho fatta io, ok? Però è stata posta in quel modo per un motivo. Come aspetta, che... scusami, non muoio dalla voglia di dirlo, ok? Mm-mm. Cristo Crasto, grazie mille per aver rinnovato l'abbonamento di livello 1 per un mese, per un totale di 5 mesi. Grazie Cristo Crasto. Grazie mille. Nome merita tutto. Vabbè, scusate, ma allora anche Haruken, sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal cielo. Comunque, scusi, dottore, parli. No, semplicemente io, allora, diciamo che mi sto muovendo dentro i parametri narrativi dell'avventura, perché se io pongo determinate, in questo caso morti, in un certo senso si perde il senso dell'antagonismo. Cioè, è come dire, per esempio, vediamo Leonard Buckler, ok? Leonard Buckler che faceva sul Lodge, no, perché lui ammazzava con un piano, ok? Cioè non è che uccideva perché mai gli andava così. Lui che faceva? Uccideva in un certo modo, perché poi se li ritrovava a controllarli con le varie ossa e cose così. Quindi aveva uno script, ma non uno script, aveva un modus operandi ben definito. Se io facessi realizzare, secondo il manuale, determinate morti in un determinato modo, si perderebbe il senso di quelli che dice perché, e voi mi direste alla fine dell'avventura perché quel morto così, capito? Quindi non avrebbe senso che, per esempio, come sorella Garaele si togliesse la vita, perché in quel senso
che senso? Tu vivresti alla fine. No, ma non è che sei suicidata lei perché era triste. Sei suicidata perché ha scapocciato. No, non si può. Capito? Non si può perché c'è un altro piano dietro. Okay, c'è un'altra roba dietro. Che non è. Diciamo che non è negli interessi della storia. Che ok, ok. Si la vita. Però, ripeto, da mia propria impressione, certo, l'idea del fulmine, l'idea proprio. Nessuno. Assolutamente nessuno. Il fulmine verde che impatta su Phandalin. Quell'idea, capito? A me è piaciuto, sai perché? Perché è stato tramite per come è arrivato. Perché non ricordi, cioè non dimentichiamo che la gara aerea aveva qualcosa dentro. Presente Orson Welles, La guerra dei mondi? Sì. Non so se avete presente il romanzo. Sì. Che no, non leggo mai. Anche il film con Coso. Sì, era un film che facevano 8.000 volte, l'hanno fatto sera uno. Sì, fum, praticamente che scendono pure loro con il fulmine. Nel momento ha acchiappato la tizia, ci sta qualcosa dentro che magari è morto con lei, perché è successo che sono stati questi tentacoli e poi, quindi quello è il tramite con cui è arrivato qualcosa. Il fulmine, io non ho scelto l'elemento del fulmine a caso. No. Cioè, lei è stata ferita all'orecchio, se non ricordo male, lei aveva una ferita all'orecchio. Ora Gwyn. O Gwyn, sorella Garella, avevano quando è arrivata una ferita all'orecchio. Ah, sì, ce l'aveva la sorella Garella. Appunto, magari. Raga, quale cazzo era il nome live? Scusate che me lo sono perso, l'avevamo detto all'inizio. Per completismo. Cioè, magari tipo l'entità stessa ha detto, beh, guarda, nessuno deve sapere di me. Lei magari sa troppo perché ha toccato la pietra. Per completismo l'ha sciotto con un fulmine. Poteva anche starci. Secondo me andava esattamente così. Vorrei dirvi, ragazzi, statevi zitti. È così, così, così e così. Ma non posso. No, quindi... Ma noi facciamo le nostre teorie per questo motivo. No, ma è giusto. Però ripeto, il fulmine, il modus del fulmine non è stato scelto per un motivo. È stato scelto per un motivo. Che purtroppo non posso rivelarvi. Ci sta comunque dire, ma... un fulmine a ciel sereno, e c'è un motivo perché ho deciso di far scattare il primo orologio così. Però a me sembra molto un esatto il primo orologio, vero. Tipo, fine sì. Primo atto, adesso inizia. Ecco, domanda master, considerando anche come alla velocità in cui stiamo viaggiando noi, in che percentuale siamo della campagna? Ancora quello di due sessioni fa, dato che siete ancora e quindi siamo al... Ma vi manca tutta la parte finale del primo atto, praticamente. Tanto la situazione, la tensione, lo stress e la cosa, ce l'aveva già trasmessa già nella scorsa sessione e la sessione ancora prima. Noi volevamo scendere già a vedere Stotiugu, e muoverci, a capire qual era la situazione, a sapere che le persone erano in pericolo. L'ho trovato superfluo o eccessivamente scenico come dettaglio. C'è una cosa che mi è piaciuta, non è che mi ha fatto schifo. Mi è piaciuta. Doveva capitare, da manuale doveva capitare. Infatti, qualcosa, mi è piaciuta, ma secondo me non ce n'era il bisogno. E questa cosa comunque, per me, guarda, visto che parliamo di cibo a fine sessione ogni tanto, per me questa sessione è stata il sugo senza la pasta o la pasta senza il sugo. Cioè, l'idea che io volevo fare una sessione in cui andavamo a fine sto cazzo di riposo lungo, poi scendevamo lì, corcavamo di botte l'Otiug e andavamo avanti, capito? Quindi sai qual è la verità? Però questa sessione è stata un Pandoro. Per me è stato un Pandoro. Non è stato un Pandoro senza canditi. No, vedi che i canditi a me non piacciono tanto. Preferisco il cioccolato in realtà. Ti piace il panettone? E comunque, allora, panettone ragazzi, col cioccolato. Panettone al cioccolato. Spero che comunque, a prescindere dalle metodologie, però, comunque c'è stata una sera piacevole. Che la sessione comunque vi sia comunque passata per chi magari non ha. Bellissimo l'enigma. Posso. L'enigma è stato bello, ma no, la spiegazione proprio. Cioè, io sono rimasto 10 minuti a fare. Pure in chat alcuni dicevano: ah, l'ho capito adesso. Mentre lo stavo concludendo pure io. Molti l'avevano risolto già. L'avevo risolto io immediatamente. Perché magari alcuni hanno capito al volo dalla spiegazione. Però era, secondo me, un po' vaga. Allora, trovare il percorso.
ok, che cosa grafica, cioè capito, ci ho messo un po' a capire che cazzo mi volevi chiedere, capito? Non è il problema, non è che io non avevo capito come farlo, il problema è che non avevo capito quello che l'enigma mi chiedeva. Sì, no, vabbè, lasciando stare la sottrazione, adesso la sappiamo dove si sentono, per quel motivo lì, perché non c'erano queste regole che sì, però capito, un cerchio vuoto al suo interno potrebbe anche significare zero, capito? Però, se dall'altro lato vedi 5 pallini, cioè non ho ragionato numericamente, tu mi hai detto fai un percorso, quindi capito, l'ho trovato non immediato nella spiegazione. Beh, non vuol dire che sia un enigma vedere... fatto male, allora, però non posso questi no. Non aspetta, aspetta, però questo è il mio feedback da giocatore che l'ha giocato quell'enigma, quindi io mi sento di dare questo feedback, ho avuto queste sensazioni, stop, sto dicendo le mie sensazioni, non la verità. Nemmeno una menzogna. Le mie sensazioni, io l'ho trovato poco immediato nella sua istruzione. Che non abbia capito io o che non l'abbia espresso tu nel 100% dei modi, questo sta a quanto uno ragiona e a quanto uno ascolta e a quanto uno è sveglio. Capito? Questa è la cosa. Però io l'ho trovato un bel enigma, una volta fatto, molto semplice in realtà, molto facile, però è da capire. Come alcuni enigmi sono. Comunque... Ma l'importante è comunque è stato risolto. No, è che adesso sappiamo come si sentono le nostre ragazze quando tentano di comunicare con noi. Noi diciamo, non ho capito. Ma cosa sto dicendo? Non ho capito. Questo enigma, capito? Noi siamo di fronte a che è chiaro lampante per magari per il master, quindi il partner. Aspetta, me lo spieghi bene? Perché noi siamo lì a sbattare. Allora, una volta ho fatto qui un enigma che per me era una cazzata. Che erano tipo sei tipi attorno a un tavolo con uno spazio vuoto, un tavolo vuoto, e uno si doveva sedere e giocare a questo gioco. E sostanzialmente loro lanciavano un D6 e andava a contare in senso anti-orario, si apriva una botola sotto la sedia dello spazio occupato del tizio e il tizio crollava giù. Oh, un D6 senso anti-orario, basta. Non l'hanno capito, tre ore. E io da master dicevo, frate, un D6, sono sei posti, cade un tizio, hai notato che ha fatto quattro ed è caduto il quarto tipo in senso anti-orario? Che c'è di complesso? Non l'hanno capito. Cioè, a volte per un master è immediatissima, però magari da player non capisci che cosa mi sta chiedendo, capito? Ma alla fine è come il finale. Ecco, per voi, per esempio, il fulmine è stato strano. Io che ho tutto il quadro completo della campagna. Certo, è ovvio. Tu lo sai qual è il senso. Certo, noi lo dobbiamo ancora scoprire. Sì, sì. Da dove mi ispiro per gli indovinelli? Guardate qua, quello che mi è venuto in mente è in base all'oggetto. Cioè, cosa i dentini. Ho detto, vabbè, aspetta, oggi mi sono messo un po'... Ho detto, aspetta, come posso creare? Perché mi è venuto in mente oggi effettivamente di mettere un indovinello, un enigma. E, ho detto, aspetta, cosa potrei utilizzare per fare per mettere in difficoltà questa apertura? E vabbè, metto un enigma riguardante queste cose che mette alla prova l'intuizione del personaggio. Quindi, sotto questo punto di vista, ho detto, vabbè, facciamo sto enigma. E ho immaginato sti cosi bloccati che facevano il... No, ma era bellissimo, tematico proprio. Sì, no, era veramente bello. Cioè, l'idea di farlo nei rulli del carillon era una roba incredibile. Beh, ma... alla fine, ragazzi, è come borraccia col tridente, dico... No, e là per esempio io ti dico, secondo me, io pure, se ti vai a rivedere la live, io ero convinto, e con Gabri pure, eravamo convinti di un oggetto che tu non avevi pensato. Cioè lui la domanda era, vabbè non mi ricordo qual era, tu hai detto, alla fine la cosa era tridente, e noi pensavamo, non mi ricordo, una picca mi sembra, comunque sempre una alabarda. Perché se vai a guardare la labarda, sì, era mi pare che ha una punta a mezzogiorno e una punta tipo al tramonto, una cosa così. Non mi ricordo qual era, però abbiamo pensato io e Gabri, come cazzo fa a non capirlo, borraccia, è la labarda, e poi era il tridente, capito? Quindi non... che diceva l'avevano postato comunque a un certo punto sulla chat. Sì, ricordo, Telegram. L'avevano fatto anche per vedere. Vabbè, ragazzi, è la prova degli indovinelli. Sono sempre un Elix. Io li adoro. Stessi Rolando.
No, sì. L'indovin- cioè, se Alice fosse stato lì a fare quello che Anvil ha fatto in diretta, io me lo immaginavo. Ma come cazzo è? Allora, mi immaginavo cosa stava facendo proprio da no, semplicemente, sa cosa avrebbe fatto Alex? Con pazienza si sarebbe messo a fare tutte le combinazioni, perché tanto aveva tutta la cazzo di notte a disposizione, capito? Mm-mm. Ok, sì. Il fatto è che negli enigmi, se tu li vuoi fare molto complessi, potresti anche mettere un ah, hai sbagliato, ti becchi sto malus. In questo caso l'enigma non ce l'aveva, quindi io avevo, potevo provare tutte le combinazioni del cazzo, sì, che perdevi, volevo. Sì, perdevi soltanto tempo e potevi perdere l'aiuto. Nel senso che se ci mettevi veramente tanto, potevi perdere quest'aiuto che hai preso adesso tra le... Sì, perché c'era... Cosa ha detto la voce? Ci vediamo, ci sentiamo, ci aggiorniamo tra 24 ore. Io ti dico invece, ci vediamo su Bastards. Perché ho preparato un indovinello, un enigma. Lo sapevo io. Che appena... Io l'ho preparato un mesetto fa. Che appena mi dici che è complicato, io... Allora, se è roba di tengo sotto casa, decidofono. Così, te lo risolvo così. Vediamo. Comunque cosa c'è? Vediamo. Allora, se è roba di numeri, io sono già una merda, proprio lo dico. No, non è roba di numeri, è roba di logica. Proprio logica. Vabbè, vediamo. Se è già roba che si vede grafica, roba, io già mi diverto. A me appena comincia a dire il cifrario di Cesare, io dico... No, non c'entra un cazzo. Se... Che palle quello. Niente spadone. Io mi ricordo il giorno in cui dice in cui Borraccio e Gabri disse: ma lo sanno tutti il cifrario di Cefale? Cesare, ma che cazzo è il cifrario di Cefale? Ma si studia pure a scuola, sì. Ma chi l'ha fatto? E tu eri con me là che dicevi non è sì, zero, sì. Ma che cazzo di... Sì, io ho mai sentito, però me lo fanno pure a scuola. Ma qualche cazzo di scuola si è andato? Non sono andato quel giorno a scuola, perché non so, non si spiega. Non c'ero. Ero assente quella volta. A scuola i romani sono andati, che cazzo di al foro. Io non c'ero, e se c'ero dormivo. Lì. Comunque, io penso che se vado dalla mia insegnante di matematica a scuola, scusi professoressa, ma lei lo sa il cifrario di Cefale? Guarda, mi fa oh. Comunque, Omar, che ci dici? Ti stai imborracciando pure tu? Che non parli mai, io. No, non voglio interrompere. No, vai, schicciala. No, che devo dire? La live, la sessione? No, non so. No. Che ne pensi del Natale in caso? Non so. O dello spadone. Natale è una giustificazione per spendere soldi. Bravo. Io sono molto contento. Io no. Ma io faccio una domanda invece. Ma voi, i vostri avventori lo festeggiano il Natale? Non esiste il ferro. Non esiste. Invece esiste nel ferro. Sì, è con Babbo Natale. Esiste. C'è la festa dell'albero, no? C'è la festa del bianco. Come si chiama? Non mi ricordo, cioè, se vai su Water, sì, è vero, c'è. Se lo dice perché nell'inverno ci sta la festa di Natale, sì. Okay, il solstizio, la cosa. C'è anche Halloween, la festa del ringraziamento. Vediamo, Christmas in Faerûn. La festa del ringraziamento o la festa del grazie con le quaglie? La festa del grazie. Shield Meat. The most important holiday for Faerûn is a world one will be Shield Meat. It happens every 4 year. No, già non è Natale. Carne scudo. No, non trovo un cazzo su sta cosa. Aspetta. Il 25 di Nighthall è la festa chiamata Orbar. Dead Winter Day. Waken. Aspetta, che qua c'è? No, infatti io l'ho trovato e ho trovato proprio un thread su Reddit che fa questa specifica domanda e dicono no, c'è la festa di Midwinter, cioè, ma non c'entra, sì, non ha le vibe da Natale. Io ho ripreso il 25 di Nightfall per via che è il 25 più o meno, il 25 dicembre, e c'era questa festa di Waken. Mi ricordo, però poi io pure mi ricordavo che c'era una sagina. Forse è solo nell'avventura di Water. Perché mi ricordo che era su Water di Trono, si spiegava, c'era sta approfondimento. Sì, perché c'è sta tipo Ferragosto, perché ognuna delle quattro stagioni c'ha, se non sbaglio, una festività. Sì. Aspetta. No, ma perché questa è ciccia per D&D lore in un minuto? Cioè, sai che vuol dire? Bravo. Vi giuro ragazzi che c'era. Dead Winter. No. Aspetta, c'è 10. Winter Shield.
aiutateci dalla chat comunque, se qualcuno ha qualche, perché io ragazzi mi ricordo sono sicuro che c'era su This one is a game because it's basically fantasy Christmas and New Year's Day rolled into one. It's an annual holiday in Waterdeep. Ah, ma ok. C'è il Winter Shield di Waterdeep, ma solo a Waterdeep. C'è la festa di mezzo inverno, ci dice. No. Il Winter Shield si chiama così. Che dicono che sia tipo il Natale con il Capodanno fusi insieme. Praticamente c'è questa festa in cui le persone si condividono storie di eventi che si sono fatti durante tutto l'anno, mentre bevono, vabbè, roba, cose, infusi, cose strane. E praticamente c'è tutta questa cultura che... Festività annuali, midwinter, mezzo inverno. Waterdeep c'è il 20 Simril. È tra Hammer e Alturiak, tra i due mesi, tra Hammer e Alturiak c'è cioè festività annuale e mezz'inverno. Però qua non mi ricordo la specifica, però non so se l'approfondisce. No, il mezz'inverno sì, ma non è Natale. Non c'entra un cazzo col Natale. È il Winter Shield, quello che dici tu. L'equinozio, il solstizio. Sì, la cosa più vicina che c'è è il Winter Shield, che mi dicono che è... Che è sta cosa in cui la gente si racconta le passate in taverna, se beve cose, se vuole bene. Sì, però è interessante, veramente il fatto di avere queste le festività, ci sono anche le forgotte. E allora pubblichiamone uno, lo faccio verso Natale. Forgotte Reels, pubblicherò un D&D lore sui nostri social in cui parlerò di questa cazzo di festività. Magari giorno 25, giorno 26. Bello. Indosserai il cappello di Babbo Natale? Non indosso un cazzo di niente. Niente. Ne manco l'albero. Sicuro di non voler. Totalmente nudo. Esatto. Secondo me, comunque, fa un sacco di visualizzazioni. Poi lo bannano, però. Va bene, ragazzi. Dai, 500 abbonamenti. Fai il reel nudo. Ma il calendario dei Destination quando? Non esce ormai. No, ragazzi, esce domani. Non ne facciamo più, abbiamo deciso che è all'acqua di rose. Il calendario Pirelli. Io quello da mettere sull'officina. Non ho avuto il computer, quindi... Non parlo del calendario di eventi, io parlo del calendario dei diventi gennaio. Ah, okay. Bello. Lavoreremo anche a con tutti i nostri collaboratori. Tipo... Tipo a maggio ci sei tu felice senza barba, con il look da motociclista, tipo col cappotto smanicato, sull'Harley. A giugno c'è Omar tipo col costume, tipo che si butta a bombazza in un fermo immagine, tipo a mare, capito? Volevo chiedere gennaio in maniche corte. Gennaio a maniche corte, vero, perché in Islanda sto stronzo c'aveva la camicia hawaiana, maniche corte. Però, no. Poi sei stato malino. No, stavo benissimo. No, avevi ingorghi strani alla gola. Non eri tu? Non ero io. Vero. Russavo e su PG. Ah, sì. Certo, fra. Non eri raffreddato durante il giorno. Era la sera che scaricavi la merda. La prima notte arrossavo tipo... Cazzo, l'odiug è qui. Bene, ma non benissimo. L'odiug. Sai quando uno fa perché è raffreddato, tipo che tira de naso, però si sente tipo la merda. Che c'ha la merda. E poi mi sveglia. Mi avete fatto schifiare. fu bellissimo perché mi sveglia la mattina, guardai Francesca. Ho russato. Lei mi guarda. Un secondo dopo sento Emil sotto. Pelo, che tu sia maledetto. Io ti ho maledetto, Pelo, in Islanda. Ti ho proprio maledetto. Comunque, oddio. Signori, è stata una sessione abbastanza figa, abbastanza enigmatica. Questo era il crescendo, il tirar della molla prima del cosiddetto rilascio, che penso che ci sarà domenica, no? Con questo partire a bomba. Ce ne andiamo nel pozzo.
Porco, devo abbattere quell'Odiug. Cioè, mi sento esattamente allo stesso modo. Quindi un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno seguiti, a te che stai guardando dalla piattaforma rossa, se non ti piace il Pandoro, se no, come ho detto, non possiedi un'anima, e ovviamente a Luigi, carissimo Luigi Astengo, seguitelo, a Felice seguite i Wikiroll che fanno cose fighissime, a Omar seguite la Tavola dell'Occhio che stanno in live e fanno le cose incredibili, e Omar è un master della Madonna. E a proposito di master della Madonna, grazie mille a Amberdale, c'ero pure io, passavo di qua e ho stato questo spettacolino che avete visto. Nient'altro da dire ragazzi, se non un buonanotte da l'albero accanto a Amberdale, cortesemente staccato. Il fulmine, lo spadone, che bastardi non avete fatto sbloccare, vabbè, non fa niente. Dalla mia regina. E da una buonanotte. Ci stanno i credits, eventualmente. Oh. Buonanotte.